Prima di iniziare con il video vorrei ringraziare i Revenge Status perché sono quelli che mi hanno portato a giocare Metal Gear Rising, che mi ha stimolato poi a recuperare tutta questa saga. Grazie. Giusto in caso in cui questo video debba esplodere di views dopo la sua pubblicazione, per evitare che qualche bacchettone venga sotto nei commenti a dirmi che ho sbagliato qualcosa durante il video, sappiate che questo video serve soltanto a dare una linea generale degli eventi, dall'inizio alla fine della saga, per far comprendere bene che cosa succede e i personaggi coinvolti. Non raccontare per filo e per segno una pappardella su tutti coloro che prendono parte alla storia, ok? Bene, questa è la linea temporale di tutta la saga. Analizzeremo gioco per gioco. Iniziamo. Durante la Prima Guerra Mondiale, i membri più influenti degli Stati Uniti, della Cina e della Russia formano un'organizzazione segreta chiamata i Filosofi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i Filosofi ammassano un'eredità equivalente a 100 miliardi di dollari e salvano tutti i dati delle transazioni di banche suddivise in tutto il mondo all'interno di un microfilm. Boris Volgin era un colonnello russo che era incaricato di riciclare il denaro sporco dei filosofi, tuttavia fu colui che rubò l'eredità per poi lasciarla al proprio figlio. Lo scienziato russo Nikolai Sokolov stava lavorando sullo Shagohod, un prototipo di carro armato nucleare, tuttavia, spaventato dalla propria tecnologia, cercò di disertare per gli Stati Uniti. Tuttavia venne catturato a Berlino e quindi trattenuto. Con la complicità degli Stati Uniti riuscì ad arrivare sul suolo americano, tuttavia, allo scoppio della crisi dei missili cubani, l'URSS pretese il ritorno in patria di Sokolov purché le testate nucleari di Cuba venissero smantellate. Il governo americano acconsentì e quindi Sokolov tornò in patria. Negli Stati Uniti, Major Zero si occupò della fondazione dell'unità speciale della CIA, FOX, insieme alla fondazione dell'unità di supporto alla FOX, la XOF. Il vicecomandante della XOF era Skullface. Nel quadro d'insieme, il colonnello Volgin rappresenta una fazione separatista del governo russo che cerca di ribaltare Khrushchev. In mezzo alle sue unità possiamo anche annoverare Major Ocelot, segretamente una spia del KGB e che sta conducendo un triplo gioco perché in realtà è con gli americani ed è a stretto contatto con i filosofi. Nel 1964 inizia l'operazione Virtuosa. The Boss, l'agente migliore che l'America può offrire, viene inviata all'interno dei ranghi del colonnello Volgin perché riesca ad infiltrarsi e ottenere l'eredità e manda la Fox con l'agente Naked Snake a eliminare lo Shagohod e recuperare Sokolov. Naked Snake era un ex berretto verde e il migliore allievo che The Boss avesse mai avuto. Tuttavia era stato tenuto all'oscuro del fatto che il tradimento verso l'Unione Sovietica fosse una messa in scena. Il loro rapporto andava oltre quello dell'essere l'allievo e la maestra, ed era più vicino ad una madre e un figlio. Nell'immediato la missione Virtuosa risulta un fallimento su tutti i fronti. The Boss ha inscenato il suo tradimento per avvicinarsi a Volgin, tuttavia Sokolov viene ricatturato insieme al prototipo dello Shagohod e viene lanciata una testata Davy Crockett che The Boss aveva portato in pegno verso Volgin. Con il migliore scienziato militare che possedessero rapito dalla fazione separatista e un presunto attacco nucleare americano sul loro suolo, la Russia pretende delle spiegazioni dall'America. Per dimostrare l'innocenza degli americani, la Russia chiede al governo americano di eliminare The Boss insieme al colonnello Volgin e il prototipo dello Shagohod. Così l'America inizia a progettare l'operazione Snake Eater, che prende luogo una settimana dopo l'operazione Virtuosa. Naked Snake viene rimandato in Russia. Il suo primo obiettivo è quello di entrare in contatto con una spia della CIA infiltrata nel KGB di nome Adam. Tuttavia, sul luogo dell'incontro si presenta una donna di nome Eva, che dice di essere la partner di Adam. Eva è segretamente un agente dei filosofi cinesi ed è stata inviata in missione per recuperare l'eredità insieme ai dati di progettazione dello Shagohod, così da dare un vantaggio economico e tecnologico alla Cina. Eva fornisce a Snake un uniforme da scienziato per infiltrarsi in Gorino Gorki, una struttura dove si presume che Sokolov sia tenuto prigioniero a lavorare sullo Shagohod. Snake, mentre si dirige verso la sua destinazione, combatte contro Ocelot, il quale l'aveva già incontrato durante la missione Virtuosa. Si scontra anche con The Pain, il primo membro dell'unità Cobra, un gruppo da poco rifondato di supersoldati che avevano caratteristiche soprannaturali, con a capo The Boss. Arrivato a destinazione, Snake incontra lo scienziato Granin, il quale in preda all'ubriachezza rivela tutta la storia. Volgin è in possesso dell'eredità dei filosofi e Sokolov è stato da poco trasferito all'interno di Groznygrad, un'altra struttura di ricerca molto distante da quel luogo. Lungo la via per Groznygrad, Snake elimina i restanti membri dell'unità Cobra e si rincontra con Eva, la quale gli suggerisce un possibile punto di inserzione all'interno della base. Per ottenere accesso all'area riservata nella quale è trattenuto Sokolov, Snake dovrà interpretare il ruolo del colonnello Ivan, l'amante segreto di Volgin. E sì, i vostri occhi non vi stanno ingannando, quella è davvero la faccia di Raiden da Metal Gear Solid 2. Questo perché quando Metal Gear Solid 2 uscì in tutto il mondo, i giocatori occidentali si lamentarono del fatto che il protagonista non era più, rispetto a Metal Gear Solid 1, Solid Snake, bensì era diventato Raiden, il
quale, a causa del suo aspetto magro e esile, venne assimilato a quello di una femmina. Difatti molti lo consideravano un effeminato e una donnicciola. Addirittura Metal Gear Solid 2 arrivò ad avere basse vendite a causa di questo. E quindi Kojima, nel suo sequel, che in realtà è un prequel della saga, Metal Gear Solid 3, ha inserito come personaggio per prendere in giro tutti i giocatori che avevano insultato Raiden in Metal Gear Solid 2, Ivan, che non è correlato in nessun modo a livello di trama con Raiden, ma semplicemente è la checca presente nel gioco ed ha lo stesso volto del protagonista che era stato chiamato una donnicciola. Ancora all'esterno di Groznygrad, Snake assiste da lontano ad una scena di tortura dove Volgin massacra Granin per aver parlato e scopre che Eva si sta nascondendo all'interno della base sotto il falso nome di Tatiana. Snake elimina l'ultimo membro dell'unità Cobra, The Fury, e riesce ad assumere l'identità di Ivan per poi infiltrarsi negli alloggi privati di Sokolov, ma... Volgin scopre l'inganno strizzando il cazzo a Snake e rendendosi conto che non è della stessa dimensione di quello di Ivan, quindi si rende conto che in realtà è uno che sta indossando una maschera con le sue sembianze. Eh sì, Sia Snake che Sokolov vengono brutalmente torturati. Apparentemente Sokolov muore durante la tortura. Inizia a diffondersi la paranoia all'interno del gruppo di Volgin su chi potrebbe essere il traditore. E quando Osoroth sfida Tatiana alla roulette russa, Snake si frappone venendo colpito all'occhio destro, perdendolo istantaneamente. Dopo la tortura, Eva dice a Snake di aver preparato un percorso di fuga, e Snake riesce a fuggire dalla sua cella. Tuttavia, durante la fuga nelle fogne, viene braccato da Osoroth e pur di sfuggire si butta da una cascata. Snake si risveglia all'interno di un mondo extrasensoriale e affronta l'ultimo vero membro dei Cobra, The Sorrow, un fantasma che in vita era sposato con The Boss e il cui figlio è Ocelot. Dopo questa esperienza mistica, Snake si risveglia a valle e si riunisce con Eva sotto una cascata. Gli viene ridato tutto il suo equipaggiamento ed è esplosivo al plastico. Snake ritorna a Groznygrad ed entra all'interno dell'hangar che contiene lo Shagohod. Piazza gli esplosivi nei punti nevralgici, ma quando viene scoperto da Volgin lo affronta e ne esce vittorioso. Nonostante vengano attivate le bombe, Volgin riesce comunque ad attivare lo Shagohod e lo pilota personalmente. Eva e Snake si danno alla fuga cercando di eliminarlo nel mentre. Volgin finisce folgorato da un lampo. La fuga è quasi completa, tuttavia manca ancora la questione di The Boss. Snake è costretto ad affrontarla. Momento strappalacrime e melodrammatico, The Boss muore. Dal suo corpo viene recuperata l'eredità dei filosofi, che si scopre essere solo metà, in quanto l'altra metà era già in mano agli Stati Uniti. Quel simpaticone di Ocelot, che fin da prima stava inseguendo Snake in concomitanza con Volgin, non vuole proprio saperne di The Mordere, e propone a bordo l'aereo di fuga con Snake un ultimo scontro, misto tra roulette russa e mezzogiorno di fuoco. Tuttavia l'unico colpo che viene sparato era uno a salve. Ocelot si congratula con il proprio avversario e salta giù dall'aereo. Ritornati sani e salvi a casa, Eva e Snake si intrattengono a vicenda. Facciamo sesso! La mattina dopo, attraverso un nastro registrato da Eva, Snake scopre l'amara verità. Scopre di come The Boss in realtà non aveva tradito l'America, scopre di come The Boss è stata disposta a morire nel nome della propria nazione per poi passare a traditrice e criminale di guerra, e scopre di come Eva era in realtà un agente dei filosofi cinesi, tuttavia grazie all'intervento occultato di Adam, ossia Ocelot, in realtà il microfilm in mano ai cinesi è un falso e l'eredità è interamente in mano agli americani. Per essere riuscito nell'operazione Snake Eater e aver eliminato The Boss, Naked Snake riceve ufficialmente il titolo di Big Boss, tuttavia decide di abbandonare l'esercito americano disgustato dalla verità e vivrà per sempre con il rimorso. Allegria! E questo era tutto per Snake Eater. Fine atto 1. A quanto pare fare il soldato per Big Boss non è semplicemente un compito che ti assegna la tua nazione un lavoro, bensì è un vero e proprio piacere. Dopo solo 2 anni dagli eventi di Snake Eater nel 1966, si ritrova coinvolto nella guerra di indipendenza del Mozambico. Qui incontra Frank Yeager, un bambino soldato, del quale si occuperà personalmente affidandolo ad un istituto di cura perché esca dal mondo della guerra. Tuttavia verrà segretamente utilizzato dalla CIA durante il progetto del soldato perfetto, rendendolo un uomo con caratteristiche straordinarie in combattimento.
combattimento. Prenderà il soprannome Null. 4 anni dopo, la Fox diventerà ufficialmente una rinnegata del governo americano e i membri ribelli organizzeranno una rivolta all'interno di una base sovietica localizzata nella Columbia Centrale. Snake verrà catturato e torturato da un membro chiamato Cunningham, che cercherà di scoprire dove si trova la prima metà dell'eredità dei filosofi che era stata sottratta a Volgin durante l'operazione Snake Eater. Durante la fuga, Big Boss incontrerà il berretto verde Roy Campbell ed entrerà in contatto con Paramedic e Sigint, i due agenti che durante l'operazione Snake Eater insieme a Major Zero gli avevano fornito supporto via codec. Per ripulire se stesso e i suoi ex colleghi da tutti i capi di accusa di alto tradimento nei confronti degli Stati Uniti, Big Boss dovrà formare un gruppo di controspionaggio paramilitare en loco, fondato da tutti i membri della Fox rinnegati che si convertiranno a lui, insieme ai soldati dell'Armata Rossa stanziati lì, per guidare una controrivolta nei confronti del gruppo rinnegato Fox. Durante le sue infiltrazioni, Big Boss entrerà in contatto con Elisa, una scienziata molto vicina al capo della rivolta Jean, e scoprirà che sono dotati di un Metal Gear balistico intercontinentale. Si tratta di un missile Saturn V modificato per ospitare il Metal Gear Raxa, in grado di lanciare diverse mini testate nucleari MIRV contro vari obiettivi terrestri. Dopo aver sconfitto il suo ex amico berretto verde di nome Python, adesso passato dalla parte dei ribelli, ed essersi scontrato 2 volte con Null, vincendo in entrambi i casi, Big Boss scopre la posizione del Metal Gear Raxa e lo distrugge. Jean rivela tuttavia che quello era solo un modello di prova e il vero Metal Gear Raxa è pronto ad essere lanciato. Con il tempo che stringe, Big Boss cerca di fermare Jean, tuttavia viene interrotto da Cunningham che gli rivela tutta la verità. Il Dipartimento della Difesa americana aveva un interesse nel distruggere la reputazione della CIA, quindi ha fomentato la rivolta di Jean nella speranza che, messa alle strette dalla controrivolta di Big Boss, avrebbe lanciato il Metal Gear contro le principali città dell'Unione Sovietica. Sconfitto Cunningham, Big Boss raggiunge Jean, il quale gli rivela un'altra scottante verità. Lui sapeva di come il Pentagono voleva sfruttare la sua rivolta, difatti non aveva intenzione di lanciare il Metal Gear contro le città dell'Unione Sovietica, bensì contro il Pentagono stesso. In questo modo avrebbe totalmente distrutto l'influenza dei filosofi americani e la colpa sarebbe passata alla Cina e all'Unione Sovietica. L'obiettivo finale di Jean era la creazione della nazione chiamata Paradiso dell'Esercito, un luogo dove i soldati e i militari di tutto il mondo, non vincolati dalle proprie nazioni e dalle proprie ideologie, avrebbero trovato lo scopo di vita nella guerra. Big Boss sconfigge Jean e distrugge il Metal Gear balistico intercontinentale. Jean gli lascia in eredità tutti i fondi che aveva accumulato per la creazione della sua nazione. Allo stesso momento, nel quartier generale della CIA, il direttore si sta dirigendo verso il suo bunker sotterraneo dopo aver avuto notizie che il Metal Gear balistico intercontinentale è stato lanciato. Viene intercettato da Ocelot, il quale, con la complicità di Major Zero, assassina il direttore e ruba la sua valigetta, la quale conteneva tutti i documenti più importanti che certificavano l'esistenza dei filosofi. Con questa semplice mossa, i filosofi cessano di esistere permanentemente. Tuttavia Major Zero e Ocelot rifonderanno istantaneamente l'organizzazione per controllare segretamente il mondo sotto il nome di Patriots. Tra i membri fondatori ci sarà Eva, Paramedic, Sigint e Big Boss. Quest'ultimo, dopo la distruzione di Fox, creerà una nuova unità sotto il nome di Foxhound. Comunque secondo me è più carino il logo originale che quello di Metal Gear Solid 1. Cioè dai, guardala quanto è felice quella volpe. E con questo si conclude l'atto 2, passiamo avanti. Come fa uno degli uomini fondatori dell'equivalente degli Illuminati a diventare un soldato di fortuna che addestra i propri uomini in riva al mare durante una tempesta? Beh, è molto semplice. Conflittualità ideologica. The Boss era una persona molto importante nelle vite di Major Zero e Naked Snake. Quando in punto di morte espresse il suo ultimo desiderio finale, entrambi rimasero segnati da tali parole. E in seguito alla creazione dei Patriots, entrambi ebbero interessi nel cercare di interpretare tali parole, così da poter finalmente rendere il mondo il posto che The Boss aveva sempre desiderato. Tuttavia i due avevano visioni contrastanti della volontà di The Boss. Secondo Major Zero, The Boss desiderava un mondo riunito sotto un'unica legge. Secondo Naked Snake, The Boss desiderava un mondo dove i soldati non erano burattini dei loro governi. A causa di questa rivalità, Big Boss stava prendendo sempre di più le distanze da Zero. Di tutta risposta, Zero avviò il progetto Les Enfants Terribles. Utilizzando Eva come madre surrogata, prese il DNA di Big Boss e creò dei cloni. Questi cloni poi cresceranno per diventare Liquid Snake e Solid Snake. Venuto a conoscenza del progetto, Big Boss, disgustato, abbandona per sempre Zero e fonda la propria compagnia militare privata Militaires Sans Frontières. Il suo braccio destro è Kazuhira Miller, un uomo che ha incontrato mentre lavorava come mercenario nell'esercito colombiano. Miller introduce Big Boss al professore Galvez, segretamente un agente del KGB, e alla studentessa Paz, segretamente un agente dei Patriots, che dopo l'abbandono di Big Boss hanno cambiato il loro nome in Cypher. Hanno un contratto da offrirgli: scacciare dalla Costa Rica un'unità di mercenari della CIA chiamata Peace Sentinel.
Sentinel con a capo un uomo di nome Hot Coldman. Big Boss resti ad accettare, tuttavia Galvez gli offre una piattaforma petrolifera al largo della costa dei Caraibi, un luogo perfetto per Big Boss per espandere i militari San Frontier. Gli fa ascoltare anche una cassetta registrata da un'amica di Paz prima che scomparisse nel nulla, nella quale si sente indistintamente la voce di The Boss. Big Boss accetta il lavoro, si allea con il Fronte di Liberazione Nazionale Sandinista e scopre che Peace Sentinel sta operando con delle nucleari. Assiste poi ad una scena dove il capo dell'unità Peace Sentinel, Hot Coleman, butta giù per le scale lo scienziato Wei Emmerich e scappa via portandosi con sé un robot gigante con sopra scritto Peace Walker. Wei spiega a Snake il piano di Coleman. La teoria della deterrenza nucleare si basa sull'idea che se Stato 1 attacca Stato 2 con le nucleari, Stato 2 contrattacca con altre nucleari distruggendo Stato 1, quindi i due nemici si distruggono a vicenda. Tuttavia, le nazioni sono governate da delle persone che hanno la nozione di conservazione della specie umana. Di conseguenza, non sempre il contrattacco è garantito, in quanto pur di permettere alla specie umana di non estinguersi in un olocausto nucleare, Stato 2 potrebbe decidere di non premere il bottone. Per questo motivo, Coleman vuole sviluppare delle armi nucleari controllate da delle IA per poterle lanciare da qualsiasi punto della Terra, così da garantire per sempre un deterrente nucleare, in quanto il robot sicuramente contrattaccherà in caso di attacco. Wei dà a Snake una tessera per infiltrarsi all'interno del laboratorio dove stanno completando i preparativi per il primo lancio con il Peace Walker. All'esterno del laboratorio Snake trova Cecile, l'amica di Paz, e la salva. Penetrato nel laboratorio, Snake incontra la scienziata Strangelove e scopre che la voce di The Boss che aveva sentito nella cassetta era in realtà generata da un'intelligenza artificiale modellata sulla personalità di The Boss creata da Strangelove. La scienziata riesce a ingannare Snake e lo chiude all'interno del pod mammifero, ossia il contenitore contenente l'IA di The Boss. Snake sviene per il caldo e si risveglia all'esterno del laboratorio. Si dirige poi verso la vera base sotterranea nella quale stanno ultimando i preparativi per il lancio. Dopo essersi infiltrato vede Coldman e Strangelove che parlano insieme dei preparativi, tuttavia viene catturato dai soldati e sottoposto a tortura da parte di Strangelove. Obiettivo finale di Strangelove è scoprire cosa era realmente successo nell'operazione Snake Eater e poter riabilitare il nome di The Boss come eroina degli Stati Uniti, questo perché l'aveva conosciuta di persona e ne era innamorata. Dopo la tortura, Snake scappa dalla prigionia e scopre che Coleman è riuscito a rapire Paz. Inizia un inseguimento contro il Peace Walker nel mentre che esso si dirige in una base americana all'esterno dei confini della Costa Rica. Giunto alla base, Snake incontra Coleman, il quale gli rivela il suo vero piano. Ha intenzione di simulare un attacco da parte di Cuba contro l'America per poi lanciare una vera testata nucleare contro la base dei militari San Frontier. Sopraggiunge Galvez, il quale aveva finto di essere un alleato di Coleman, per poi tradirlo e sparargli. Il nuovo bersaglio dell'attacco nucleare sarà Cuba, una base sovietica. In questo modo avranno simulato un attacco nucleare da parte dell'America contro la Russia e la Russia avrà buon motivo per distruggere gli Stati Uniti. Galvez è sul punto di sparare anche a Big Boss, ma arrivano i sandinisti a salvarlo. L'attacco nucleare è sventato e Big Boss si prepara a distruggere l'IA che controlla il Peace Walker. Tuttavia, sull'elicottero del ritorno, Coldman, in punto di morte, ha ancora la valigetta in mano sua e inserisce il codice per lanciare l'attacco. Gli schermi del Pentagono si illuminano di attacchi fasulli provenienti da Cuba e il Peace Walker all'interno di una base americana si prepara a lanciarne una vera contro Cuba. Big Boss telefona al Pentagono ed entrando in contatto con uno degli ufficiali gli dice di ritardare l'attacco perché in realtà sono dati fasulli. Nonostante Snake spari ogni proiettile che ha contro il Peace Walker, esso non vuole proprio saperne di andare giù. Tuttavia, all'ultimo secondo, quando gli americani erano già pronti a lanciare, il Peace Walker sembra venire posseduto dal fantasma di The Boss, che si muove spontaneamente verso il mare facendo annegare il Peace Walker e interrompendo la comunicazione. At last, I understand. In the end, it was you who put down your gun and chose instead to sing. They can all hear you. I know they can. And your will shall surely live on. That's what you wanted. So much that you gave up everything you had. But you couldn't achieve it. Adesso Wei e Strangelove lavorano per Big Boss e producono per i militari San Frontier il Metal Gear Zeke. Iniziano ad avvenire sulla Mother Base le fughe regolari da parte di Galvez, il cui vero nome in realtà è Vladimir Zadornov. Ogni volta scappa dalla Mother Base, si rifugia in uno dei luoghi che Big Boss ha già visitato e viene puntualmente ricatturato da Big Boss. Dopo molteplici fughe, Zadornov scappa ancora una volta, tuttavia il tracciatore che ha addosso indica che si trova ancora sulla Mother Base. Big Boss lo rintraccia all'interno del poligono di tiro e quando Zadornov prova a
sparargli, Big Boss è costretto a ucciderlo. In punto di morte, Zadornov replica il gesto di Paz con le dita a V per indicare la pace, tuttavia dice che esso si chiama vittoria. Con Zadornov morto, Miller avvisa Big Boss che sta sentendo dei suoni strani provenire dall'armeria dove è contenuto il Metal Gear Zeek. Big Boss si dirige sul luogo e scopre che Paz ha iniziato a pilotare lo Zeek. Era lei la complice di Zadornov che l'aveva aiutato a scappare tutte quelle volte, nel mentre aveva lavorato al sabotaggio dello Zeek così da poterlo pilotare. Paz rivela a Big Boss la sua natura di agente di Cypher e gli spiega che Zero aveva pianificato il fatto che Big Boss avrebbe creato i Militar Sans Frontières per poi cercare di reintegrarlo avendo creato il deterrente nucleare perfetto, ossia il Metal Gear Zeek stesso. Poiché Big Boss rifiuta di ritornare a lavorare con Cypher, Paz dice che lancerà un attacco dalla base dei Militar Sans Frontières contro gli Stati Uniti. In questo modo dimostrerà che un manipolo di mercenari sono troppo pericolosi nei confronti del mondo e tutte le nazioni si schiereranno contro i Militar Sans Frontières per distruggerli. Snake non può assolutamente permettere che venga lanciata l'arma nucleare e quindi si prepara a combattere contro Paz. E... Dopo uno scontro molto movimentato e molto musicale, Paz finisce in mare e si suppone che sia morta. Miller confessa a Big Boss del fatto che lui sapeva da sempre che Paz era un agente di Cypher, tuttavia gli aveva fatto accettare il contratto nella speranza che avrebbe ottenuto abbastanza soldi da migliorare i Militar Sans Frontières. Difatti, attraverso tutto il gioco, questa è una cosa che è avvenuta, in quanto Big Boss è riuscito a tirare su una forza militare notevole. Big Boss e Miller si ripropongono di essere i fondatori dell'economia di guerra, un meccanismo che avrà superato il periodo della Guerra Fredda, dove la guerra diventerà un business finanziato da diverse compagnie militari private, un mondo composto da soldati senza ideologie, senza nazioni e senza limiti territoriali, confinati soltanto all'idea della guerra e alla loro espressione dell'essere in quanto soldati. Guarda Snake, sono sicuro che The Boss aveva assolutamente immaginato il mondo per come vuoi realizzarlo tu, proprio 100-100, vai avanti bro, sei il migliore, forza e coraggio. A parte tutto, Peace Walker è un ottimo gioco di Metal Gear ed è assurdo pensare che sia stato rilasciato su una console portatile come la PSP. Fine atto 3. Ve la ricordate la XOF insieme a Skullface a cui avevo accennato durante Snake Eater? Ecco, adesso sono diventati un gruppo ribelle che lavora contro Cypher. Sebbene Paz sembrasse morta alla fine di Peace Walker, si scopre tuttavia che in realtà è sopravvissuta, ma è stata catturata dalla XOF e portata a Camp Omega, una base militare americana sulla punta di Cuba. Chico, il fratello minore di Amanda, la comandante dei Sandinisti durante Peace Walker, ha avuto la brillante idea di tentare un'infiltrazione da solo, senza equipaggiamento, all'interno di Camp Omega, nel tentativo di salvare Paz. Ovviamente è stato catturato. Chico manda un segnale di soccorso ai Militar Sans Frontières e Big Boss sa bene che quei due hanno troppe informazioni per essere lasciati nelle mani del nemico. Nello stesso momento della missione di salvataggio, alla Mother Base si stanno preparando a nascondere lo Zeek sul fondo dell'oceano, in quanto stanno arrivando gli agenti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e se scoprissero la testata nucleare a bordo dello Zeek, i Militar Sans Frontières sarebbero finiti. Big Boss porta in salvo sia Chico che Paz e torna alla Mother Base. Sul volo del ritorno, Paz rivela a Big Boss di avere una bomba impiantata nel corpo da parte di Skullface. Con un intervento senza anestesia riescono ad estrarla. Tuttavia scopre che l'ispezione da parte dell'agenzia era soltanto una copertura per la XOF, la quale ha attaccato la Mother Base mentre si erano allontanati e l'ha completamente distrutta. They played us like a damn fiddle! Mentre Big Boss e Miller osservano i resti bruciacchiati della loro ex Mother Base, Paz si risveglia dallo shock dell'operazione senza anestesia e dice di avere una seconda bomba nel corpo. Con un gesto estremo, Paz salta giù dall'elicottero ed esplode a mezz'aria per evitare una morte istantanea a Big Boss. Bomba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. Dopo l'esplosione di Paz a mezz'aria, l'elicottero si schianta contro un altro rivale della XOF e rimaniamo su questo cliffhanger. Oh ma guarda, è arrivato il turno del gioco che è stato pubblicato a prezzo pieno nonostante fosse a malapena una demo di mezz'ora di The Phantom Pain. Vabbè, fine atto 4, va, passiamo avanti.
Passano 9 anni tra gli eventi di Ground Zeroes e gli eventi di The Phantom Pain. Questa prima parte dell'atto 5 è molto importante da seguire attentamente e ascoltando con attenzione per comprendere tutti gli eventi che avvengono durante questa timelapse. In seguito allo schianto dell'elicottero, Big Boss, Miller e il medico che aveva estratto la bomba dallo stomaco di Paz vennero trasferiti in un ospedale. Big Boss finì in coma, mentre invece il medico finì in un coma indotto artificialmente. Per volere di Zero, entrambi vennero trasportati dall'ospedale Dekelia a Cipro, così da tenerli lontano da riflettere e assicurare che Scarface non riuscisse a trovarli. Zero è escogito a un piano del quale discusse insieme ad Ocelot. Avrebbe fatto fare un intervento chirurgico e sottoposto a terapia psichica il medico che si trovava sull'elicottero insieme a Big Boss. In questo modo avrebbe ottenuto un socio di Big Boss che avrebbe continuato le sue opere in giro per il mondo. Il vero Big Boss invece si sarebbe ritirato dalla vita pubblica e sarebbe diventato un fantasma dietro le ombre. Miller si recuperò in fretta dalle proprie ferite ed entrò in contatto con Zero, il quale gli diede dei soldi per continuare con le sue operazioni da mercenario e cercare di rifondare gli MSF. Gli spiegò poi che la distruzione della Mother Base era stata d'opera della XOF e di Scarface e non per colpa di Cypher. Gli racconta anche della condizione medica di Big Boss, tuttavia Miller lo ritiene comunque responsabile della distruzione degli MSF e giura che quando Big Boss uscirà dal coma verrà a dargli la caccia insieme. Miller cercherà di salvare il salvabile e recuperare i superstiti della Mother Base riorganizzandoli sotto il nome di Diamond Dogs. Siccome Major Zero da tempo operava nell'ombra, non facendosi vedere dalle scene pubbliche, Paz era l'unica agente di Cypher che l'aveva incontrato faccia a faccia. Di conseguenza Scarface l'aveva trattenuta a Camp Omega torturandola per estorcerle la posizione di Zero. Scarface inviò per posta a Major Zero una spilletta a forma di pugnale alato contenente un parassita. Appena entrato in contatto con esso, Zero iniziò il suo irreversibile, doloroso e molto lento processo di trasformazione in un vegetale. Temendo di non essere più in grado di controllare Cypher, Zero contatta Strangelove, la quale, dopo la distruzione della Mother Base, era andata a lavorare per la DARPA, il cui capo è Donald Anderson, a.k.a. Sigint. Zero commissiona a Strangelove la creazione di una rete di intelligenze artificiali che siano in grado di filtrare i dati che ricevono e abbiano una limitazione nelle loro capacità cognitive. Così facendo, anche in caso di morte cerebrale del capo di Cypher, Zero, la sua volontà sarebbe perdurata nel corso della storia e i membri dell'organizzazione avrebbero dovuto seguirne la volontà. Tuttavia, con il passare del tempo, le IA riuscirono a togliere il blocco cognitivo che gli era stato imposto e iniziarono a pensare da loro stesse. Le conseguenze di questa rimozione saranno devastanti per tutta la specie umana. In seguito alla creazione di questo set di intelligenze artificiali, Strangelove continua a lavorare per la DARPA finché, per un motivo non meglio specificato, si licenzia. Inizia a lavorare per la XOF, nella quale rincontra Uei. È stato proprio Uei la causa della distruzione della Mother Base, seppur accidentale, in quanto lui credeva che l'ispezione degli agenti nucleari fosse vera. Tuttavia, quando si è rivelato un imbroglio della XOF, è stata condiscendente con loro perché temeva di essere ucciso. I due hanno un figlio che chiamano Hal, il quale in futuro diventerà Otacon. Mentre stanno lavorando per Scarface, Strangelove e Uei creano il Metal Gear Sahelanthropus e Uei pensa di ficcare il proprio figlio ancora piccolo di meno di 4 anni all'interno dell'abitacolo del pilota del Sahelanthropus. Strangelove, per proteggere il figlio, lo manda negli Stati Uniti e Uei, di tutta risposta, chiude Strangelove dentro al pod mammifero facendola soffocare. Madonna Uei, tu devi morire! Non è sufficiente il fatto che ti sei suicidato cercando di portarti via M in Metal Gear Solid 2. Devi soffrire come un cane, bastardo! Ok, direi che la parte 1 dell'atto 5 si è conclusa. Adesso passeremo alla parte 2, dove tratteremo quello che succede effettivamente nel gioco. Big Boss si risveglia dal coma all'inizio del 1984 e Ocelot gli spiega tutto il suo piano. Big Boss acconsente e aspetterà che il medico si risvegli dal coma. Il medico si risveglia il 26 febbraio 1984 e fino a marzo 11 compie dei test motori per riottenere le sue facoltà di movimento. L'11 marzo la XOF assalta l'ospedale nel tentativo di eliminare Big Boss e mandano un'assassina di nome Quiet che uccide l'infermiera e il dottore che avevano in cura il medico. Quiet, grazie all'operazione chirurgica, lo scambia per il vero Big Boss e arriva quasi ad eliminarlo, tuttavia un paziente dall'altro letto la assale salvando il medico. Quest'uomo dal volto bendato è segretamente il vero Big Boss e riesce a dare fuoco a Quiet, che salta giù dalla finestra in preda al dolore. Big Boss dà al nuovo falso Big Boss degli anabolizzanti per cercare di farlo rimettere in sesto rapidamente e tentano la fuga dall'ospedale, tuttavia vengono bloccati da un bambino misterioso con una maschera a gas. Questo bambino, nella sua versione da adulto, è conosciuto come Psycho Mantis. Si trattava di un ragazzo
ragazzo di origini russe che aveva il potere di leggere nella mente. A seconda dell'individuo con il quale interagiva, se esso provava forti emozioni di odio, Mantis era in grado di assimilare la volontà del proprio ospite e quindi controllava con la telecinesi l'ambiente circostante. Nello stesso giorno in cui si risvegliò il medico, l'aereo sul quale veniva trasportato Psycho Mantis stava andando dalla Cecoslovacchia alla Russia, tuttavia passò vicino a Cipro lungo l'ospedale. Quando Mantis entrò in contatto con la mente del medico, il quale appena sveglio provava tutte emozioni negative, non riuscì più a controllare i suoi poteri e distrusse l'aereo. Fu l'unico sopravvissuto dell'aereo e venne poi portato al laboratorio in Russia, tuttavia all'interno di quel laboratorio era anche contenuto il corpo del colonnello Volgin. Nonostante fosse morto da tempo immemore, Mantis riuscì comunque a sentire l'odio che Volgin provava per Big Boss e lo riportò in vita trasformato nell'uomo di fuoco. In questo modo la nuova coppia che scoppia sta dando la caccia a Big Boss, tuttavia grazie agli idranti dell'ospedale l'uomo di fuoco viene temporaneamente bloccato. Big Boss e il medico continuano a scappare dall'ospedale e riescono a rubare un'ambulanza, tuttavia si schiantano e improvvisamente Big Boss scompare. In quei brevi minuti in cui il medico era svenuto a causa dell'incidente con l'ambulanza, Big Boss si era dileguato con la complicità di Ocelot. Il ruolo di protagonista adesso ufficialmente passa dal vero Big Boss al falso Big Boss, che adesso non sarà più chiamato medico ma Venom Snake. Mentre l'uomo di fuoco continua a inseguire Venom, arriva in soccorso Ocelot, che lo fa scappare in sella al cavallo. Una volta perse le tracce dell'uomo di fuoco, i due si dirigono ad un porto dove c'è una petroliera che li aspetta. Sono pronti per imbarcarsi per l'Afghanistan, il quale nel 1984 è ormai 5 anni che si trova in guerra con la Russia in quanto è stata invasa. Io continuo a rimanere sempre di più sorpreso da quanto non sappia un cazzo di storia contemporanea degli ultimi 100 anni e la impari soltanto attraverso i media che mi intrattengono. Però detto sincero non me ne frega un cazzo di sapere la storia passata, quindi vabbè. Miller, mentre si trovava in Afghanistan ad addestrare i Mujahideen per conto del governo americano, è stato catturato. Venom adesso deve andare a salvarlo. Riesce nell'impresa, ma mentre si stanno dileguando vengono braccati dall'unità parassita, un gruppo che lavora alle dipendenze della XOF di Skullface, composto da superumani che hanno ricevuto un trattamento con dei parassiti donandogli caratteristiche soprannaturali. Scampato il pericolo, i due tornano alla nuova Mother Base e Miller, colmo di odio, giura vendetta contro Skullface, anche perché l'unità parassita gli ha fatto perdere un braccio e una gamba. I Diamond Dogs sono pur sempre una compagnia militare privata, quindi hanno bisogno di contratti provenienti da dei clienti perché siano remunerati con del denaro da spendere nella ricerca di Skullface. Uno di questi contratti richiede il recupero di un'arma degli Stati Uniti estremamente avanzata che era stata affidata ai guerrieri Mujahideen, che tuttavia sono stati sconfitti, di nome Oneibi. Durante la missione di recupero, Venom viene bloccato da una mano gigante controllata da Mantis. Arriva Skullface, il quale gli augura una buona morte e lo lascia in pasta all'unità parassita. Venom riesce a battergli e completa la missione. I Diamond Dogs ricevono un messaggio di soccorso da parte di Uei, che al momento si trova in Afghanistan. Chiede a Big Boss di andare a salvarlo. Sulla via per andare a salvare Uei, Venom viene bloccato da un cecchino di nome Quiet. Si tratta della stessa Quiet che è bruciata viva a Cipro. Skullface, per impedirgli la morte a causa delle bruciature, l'ha sottoposta alla terapia dei parassiti. In questo modo Quiet ha ottenuto un sacco di nuove abilità. Il suo corpo esegue la fotosintesi, respira e beve attraverso la pelle, ecco perché è quasi sempre seminuda in quanto dei vestiti la soffocherebbero, possiede la super velocità ed è in grado di diventare invisibile. La Madonna! Nonostante tutte le sue abilità, viene comunque battuta da Venom, il quale la porta alla Mother Base e la tiene in cella. Successivamente verrà liberata e diventerà una compagna di Venom nelle missioni. Prosegue la ricerca di Way. Venom riesce ad estrarlo e insieme a lui si porta via un prototipo di arma bipede armato di mitragliatrice chiamato Walker Gear, sviluppato sempre da Way. Durante l'estrazione finale con l'elicottero sopraggiunge il Sahelanthropus, controllato da Psycho Mantis, con a bordo di esso Skullface. Nelle condizioni attuali, con Way sulle spalle, Venom non può assolutamente permettersi di affrontare il Sahelanthropus, quindi si dà alla fuga nelle montagne afghane finché non riesce a far perdere le sue tracce. Trova un punto sicuro in cui far atterrare l'elicottero e se ne scappa via. Dopo una fase di interrogatorio non proprio piacevole per Way, si scopre che Skullface ha ridiretto dei fondi in Africa centrale, quindi Venom si dirige lì. Il primo compito appena arrivato lì è distruggere una raffineria petrolifera che sta inquinando l'acqua a valle. Dopo averla distrutta scopre nel bacino di drenaggio dei cadaveri con i polmoni viola e pieni di larve. Si scopre anche che la compagnia che gestiva la raffineria era in realtà soltanto una facciata per la XOF. Dopo che l'unità di spionaggio della Mother Base ha raccolto delle informazioni, Venom va a fermare un furgone merci che potrebbe appartenere a Skullface. Questo potrebbe diventare una certezza assoluta non appena dal retro del furgone escono i membri dell'unità parassita. Questa variante possiede un'armatura in grado di resistere a molteplici colpi. Venom li sconfigge e scappa con il furgone. Il team di ricerca della Mother Base analizza il contenuto del furgone. C'erano principalmente grandi quantità di malachite e una bassissima percentuale di yellow cake, un composto ottenuto raffinando l'uranio. Tuttavia le quantità sono troppo basse per la creazione di una nucleare. Questo significa che il piano di Skullface deve essere un altro. Venom riceve un
sottratto da parte di un generale di una compagnia militare privata, deve eliminare 6 bersagli. Scopre che 5 di essi sono dei bambini, quindi incenerà la loro uccisione, ma li porterà segretamente alla Mother Base. Questi sono ex bambini soldato, tuttavia la Mother Base si occuperà di loro, dandogli cibo, acqua e un'istruzione. I bambini chiedono a Venom di andare a salvare Shabani, il loro ex leader, che era stato trasferito in un altro luogo. Arrivato al luogo dove Shabani è trattenuto, Venom assiste a uno spettacolo disgustoso. Migliaia di persone sdraiate su dei lettini, con dei tagli alla gola e una cuffietta audio inserita all'interno, tutte che riproducono suoni, audio e canzoni provenienti da lingue diverse. Una volta trovato Shabani, Venom nota che anche lui ha i polmoni gonfi come li avevano i cadaveri della raffineria e come li hanno tutti i pazienti all'interno di quella struttura. Da dietro una tenda vede Skullface che concede l'eutanasia ad un uomo che sta soffrendo e dopo che viene individuato, grazie al potere di Psycho Mantis, Skullface dà fuoco a tutta la struttura, augurandogli un'altra buona morte. Arriva anche l'uomo di fuoco ad attaccare Venom. Tutti i disgraziati all'interno di quella struttura sono morti e adesso Venom deve affrontare l'uomo di fuoco. Sfruttando la sua debolezza dell'acqua riesce a neutralizzarlo per un tempo sufficiente a chiamare l'elicottero e scappare. L'unità di investigazione della Mother Base ha analizzato l'audio registrato all'interno di quel laboratorio e ha scoperto che c'erano almeno 1000 lingue parlate tranne l'inglese. Gli abitanti di Buola Yamasa chiedono a Venom di liberare il loro villaggio da un gruppo di bambini soldato che di recente si è stanziato lì. Il capo di questi bambini soldato è il White Mamba, l'unico bambino bianco del gruppo. Quello che state vedendo è un esemplare di Bambinus Kagakatsus, vero nome Eli, aka Liquid Snake. Fin da bambino era stato portato a credere che, essendo il clone di Big Boss, fosse lui ad avere i geni recessivi e quindi essere quello inferiore. A 7 anni aveva abbandonato i genitori adottivi durante un viaggio in Sudafrica ed era diventato bambino soldato. Venom, che non è nemmeno il vero padre, bensì il sosia, gli rompe il culo nel corpo a corpo e se lo carica con sé portandolo alla Mother Base. Senza alcun apparente motivo, Quiet cerca di uccidere in modo piuttosto violento un membro del personale della Mother Base, ma viene fermata da Venom. Di lì a poco sulla Mother Base scoppierà un'epidemia che avrà gli stessi effetti del parassita visto finora che causa polmoni rigonfi. Tuttavia, non sapendo il criterio per il quale dire chi è infetto e chi no, si procederà un po' a caso cercando di mettere lo staff in quarantena. Finalmente sembra arrivare il punto di svolta. Uno degli uomini dell'unità di spionaggio ha scoperto che dietro a questo parassita c'è un vecchio di origini navaio di oltre 100 anni, soprannominato Code Talker. Venom si dirige nella Lufua Valley per risalire il torrente e raggiungere l'abitazione di Code Talker. Tuttavia, nella foresta viene raggiunto dall'unità parassita, questa volta con la variante della mimetizzazione ed è un gruppo formato da sole donne. Venom riesce a sconfiggerle ed entra nell'abitazione di Code Talker. Una volta entrato in contatto con lo scienziato, esso gli rivela tutta la verità. Tenetevi forti, spettatori, perché state per ricevere la spiegazione di microbiologia pseudoscientifica. Fin dal 1930 Code Talker aveva teorizzato l'esistenza di parassiti delle corde vocali, tuttavia non aveva materiale su cui lavorare. Dopo l'operazione Snake Eater nel 1964, un'agenzia collegata ai filosofi passò a Code Talker il cadavere di The End, uno dei membri dell'unità Cobra. Addosso al corpo di The End trovò un parassita che era responsabile delle abilità di fotosintesi del vecchio, abilità che aveva sfruttato appieno durante il suo scontro con Naked Snake. 3 varianti di tale parassita descrivono perfettamente le abilità che possiedono i membri dell'unità superumana di Skullface. Code Talker stesso si era iniettato tali parassiti, tuttavia rispetto ai membri dell'unità di Skullface, i quali erano stati parassitati ed erano diventati degli equivalenti a zombie senza cervelli, Code Talker aveva una relazione simbiontica con tale parassita. Una cosa simile di simbiosi è avvenuta anche a Quiet, in quanto ha ancora un aspetto umano e capacità cognitive funzionanti nonostante abbia parassiti dentro di lei. Nel 1975 Cypher aveva riportato in vita i parassiti delle corde vocali estraendoli da uno strato di spermafrost. Skullface rubò i campioni del parassita e costrinse Code Talker a lavorare per lui rendendo il parassita un'arma, sotto la minaccia che avrebbe altrimenti sterminato la sua colonia di navaio. Il parassita funziona attaccandosi alle corde vocali del soggetto per poi replicarne perfettamente l'aspetto e le funzionalità. Quando viene attivato da un certo suono che corrisponde alle parole della lingua parlata in questione, il parassita inizia ad accoppiarsi e deposita le proprie larve all'interno dei polmoni. L'unico modo per bloccare l'infezione una volta che si è manifestata è utilizzare il batterio Wolbachia, un gruppo di batteri realmente esistente nel mondo reale in grado di trasformare il maschio in femmina. Tuttavia, questo causerà l'infertilità del soggetto umano infetto. Adesso che Venom sa come curare l'epidemia sulla Mother Base, si occupa dell'estrazione di Code Talker, chiama l'elicottero di supporto e sale insieme allo scienziato.
scienziato. Fine spiegazione pseudoscientifica. Miller specula via radio su quali potrebbero essere le vere intenzioni di Skullface utilizzando il parsida delle corde vocali, e giunge alla conclusione che potrebbe avere intenzione di distruggere tutte le lingue esistenti al mondo tranne l'inglese. Mentre Code Talker e Venom si trovano sul volo di ritorno della Mother Base, l'elicottero si imbatte in una nube di colore ramato. Non appena ci entra dentro, tutto il suo scheletro si ossida e precipita al suolo. Dopo essersi ripreso dallo shock dello schianto, Venom tira fuori dalla carcassa dell'elicottero Code Talker e scopre che è di nuovo un attacco dell'unità parassita. Per l'ennesima volta li affronta e vince, e chiama un altro elicottero per il recupero. Code Talker spiega come è stato possibile vedere l'elicottero ossidarsi istantaneamente in volo. Sono stati utilizzati gli archea metallici, batteri anch'essi esistenti nel mondo reale, che però sono stati modificati in laboratorio per saper arricchire l'uranio. Questo spiega il contenuto del camion che era stato recuperato. Serve una quantità talmente bassa di Yellow Cake per poter produrre in seguito una testata nucleare grazie agli archea, che tutte le agenzie governative antiatomiche del mondo, magari vedendo questa percentuale di Yellow Cake mascherata da enormi blocchi di metallo generico, potrebbero scambiarla per delle impurità. Obiettivo finale di Skullface sarebbe quello di poter vendere armi nucleari in tutto il mondo. Tuttavia, così come gli archea possono arricchire l'uranio, lo possono anche impoverire. Skullface avrebbe quindi in mano il detonatore che gli permetterebbe di decidere, nonostante l'arma nucleare sia già stata venduta, quale di quelle ha il diritto di esplodere e quale no. Grazie alle conoscenze scientifiche di Code Talker e alla sua presenza sulla Mother Base, l'epidemia viene curata. Dopo un'altra sessione di interrogatorio, stavolta meno dolorosa ma più psicologica per Wei, si scopre che il Sahelanthropus è tenuto a OKB-0, una struttura in Afghanistan. Venom si dirige lì e questa volta un'unità di supporto su un elicottero composta da Miller, Wei e Delay, che è riuscito clandestinamente a imbarcarsi. Arrivato in cima all'eliporto, arriva faccia a faccia con Skullface, il quale gli propone di abbassare la sua arma e di parlare. Ne seguono 15 lunghissimi, interminabili ed agonizzanti minuti di gameplay dove non si fa altro che camminare e ascoltare Skullface che parla. Conferma l'ipotesi delle bombe nucleari a comando, tuttavia afferma che l'ipotesi di Miller era formulata al contrario. Skullface ha intenzione di diffondere il ceppo della lingua inglese, così da distruggere in tutto il mondo la lingua franca conosciuta e costringere il mondo a parlare il linguaggio delle atomiche. Liberare l'intero mondo da una lingua unificatrice come l'inglese e dotare tutti quanti di armi nucleari per permettergli di parlare il linguaggio della violenza. Così Skullface aveva interpretato la volontà di The Boss. Questo forte sentimento anticolonialista e anti-americano deriva dalle sue esperienze personali di vita. Essendo di origini ungheresi, ha vissuto, quando era malapena ragazzo, nel 1956, l'invasione da parte dell'Unione Sovietica. È stato completamente strappato dalla propria cultura e dalla propria lingua, costretto a parlare russo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la raffineria dove lavoravano i genitori venne bombardata dagli alleati. Osservò i propri genitori morire davanti ai suoi occhi prima di essere coperto da una colata di olio bollente. Per evitare di morire a causa delle bruciature, utilizzò lui stesso i parassiti delle corde vocali, che lo privarono di ogni lingua esistente tranne proprio l'inglese. Finito il pippotto e le spiegazioni, Skullface porta Venom davanti al Sahelanthropus per mostrargli che grazie al suo odio controlla Psycho Mantis. Psycho Mantis a sua volta, con la telecinesi, riesce a controllare il Sahelanthropus e l'uomo di fuoco. Quest'ultimo viene fatto avvicinare a Venom per bruciarlo vivo. Improvvisamente Psycho Mantis ferma l'uomo di fuoco e se ne vola via. Questo perché Eli è entrato nel suo raggio d'azione. Eli, essendo ancora un bambino, riesce ad avere degli impulsi psicologici molto più violenti e più forti rispetto a quelli degli adulti. L'odio che Eli prova per il proprio padre è talmente più forte di quello di Skullface che Psycho Mantis prende Eli come ospite prediletto delle sue possessioni ed inizia a controllare il Sahelanthropus sotto la sua volontà. L'uomo di fuoco viene schiacciato dal carrello che trasporta il Sahelanthropus, il quale si anima per dare la caccia a Venom. Skullface finisce involontariamente schiacciato da un traliccio. Incredibilmente, e nessuno si aspettava che il protagonista riusciva a vincere, Venom batte il Sahelanthropus e lo distrugge. Tutti insieme in allegria si va a guardare il corpo morente di Skullface. Venom butta le fiale di parassita delle corde vocali della lingua inglese nelle fiamme, tuttavia una delle fiale viene salvata da Psycho Mantis. Imbracciando la sua stessa arma, Venom non riesce a trovare la forza di giustiziare Skullface. Gli viene a dare una mano Miller, il quale spara alle giunture di un braccio e di una gamba. In questo modo si è vendicato del fatto che l'unità parassita gli aveva portate via. Wei finisce il lavoro sparandogli in testa. La minaccia che rappresentava Skullface e la XOF è ufficialmente terminata. A
questo punto è necessario interrompere temporaneamente la narrazione e fare le dovute precisazioni. Chi ha già giocato Metal Gear Solid 5 lo sa bene, il vero finale è stato tagliato per problemi di budget da parte di Konami, e il destino ultimo di Venom Snake ci viene mostrato soltanto come retcon di Metal Gear 1, il primo capitolo della saga mai uscito, nel 1987, sulla piattaforma MSX. Per chi non ha ancora giocato il gioco, sapesse che dopo la morte di Skullface e la distruzione del Sahelanthropus, l'arco narrativo principale si è concluso. Il gioco ci mostra un trailer che anticipa il capitolo 2, nella quale avvengono degli eventi che servono semplicemente a chiudere gli archi narrativi già introdotti all'interno di questo gioco, ma che non mandano avanti la trama dell'intera saga in senso generale. Essendo tutti eventi sconnessi l'uno dall'altro, verranno narrati nell'ordine dal meno importante al più importante. Ok, continuiamo. Amogus. Nonostante fosse stato schiacciato da un carrello pesante tonnellate, l'uomo di fuoco è riuscito a mantenere il proprio corpo intatto e i sovietici lo hanno catturato. Venom prova ad estrarlo, tuttavia esso ritorna in vita mentre sta volando via. Con l'ultimo briciolo di forza rimastogli in corpo, si avventa contro Venom, tuttavia riconosce immediatamente che quello non è il vero Big Boss. Stremato dalla ricerca di vendetta per poi alla fine ritrovarsi a combattere contro un falso, Volgin perde tutte le forze e muore definitivamente. Miller chiede a Venom di trovare le prove che Wei è in realtà un traditore, e Venom recupera il pod mammifero, il quale contiene il cadavere di Strangelove, assieme alla registrazione che dimostra che è colpa di Wei. Sulla piattaforma di quarantena della Mother Base scoppia la seconda ondata di parassita delle corde vocali, tuttavia è un ceppo mutato talmente violento che non attacca nemmeno una lingua, ma trasforma direttamente il proprio ospite in una specie di zombie. Per contenere l'infezione, Venom deve eliminare tutto lo staff presente sulla piattaforma di quarantena. Si scopre poi che il virus è riuscito a mutare perché qualcuno aveva installato nella piattaforma di quarantena dei sensori che emettevano raggi beta. Indovinate di chi è la colpa? Aver causato volontariamente la seconda ondata dell'epidemia è la goccia di diarrea che fa traboccare il vaso della cagasburra. Ogni singolo uomo della Mother Base vorrebbe linciare Wei. Tuttavia Venom gli concede l'estremo perdono dandogli una zattera ed esiliandolo dalla Mother Base. Grazie all'analisi di Code Talker si scopre che l'unico membro del personale ancora infetto ma non trattato con i Wolbachia è Quiet. Ma va? Cioè, è quella che lavorava per Skullface. Secondo te non ha ricevuto il trattamento dei parassiti per avere quei poteri? E poi soprattutto il fatto che non ha mai parlato da quando è arrivata la Mother Base non ti comunica niente? Cioè, sei così tanto testa di cazzo da non capirlo? Dopo un interrogatorio che non porta a nulla, gli si avvicina Code Talker, il quale inizia a parlargli in navaio. Quiet capisce perfettamente e gli dice che il parassita che ha è della lingua inglese. Skullface aveva pianificato che se Venom fosse riuscita a catturare Quiet, lei avrebbe parlato inglese infettandolo con il parassita. Tuttavia, per un desiderio di vendetta personale, aveva giurato che non avrebbe mai più parlato in inglese. Dopo aver visto la seconda ondata di epidemia della Mother Base, Quiet teme che anche solo la sua presenza sia un rischio per tutto lo staff, quindi scappa via. Venom parte al salvataggio e scopre che Quiet è stata catturata dai sovietici, i quali, mettendogli la divisa da prigioniere addosso, gli impediscono di respirare correttamente con la pelle, inibendo i poteri. Uno dei soldati prova ad affogarla, tuttavia non sa che Quiet beve e respira attraverso la pelle, in questo modo gli permette di riavere i suoi poteri e massacra i soldati. Dopo il massacro di Quiet arriva un'unità di supporto sovietica con carri armati ed elicotteri. Venom collabora insieme a Quiet per buttarli giù. Arriva una tempesta di sabbia e il duo è costretto a ritirarsi. Mentre si nascondono nel deserto dalle truppe sovietiche, un serpente velenoso morde Venom e sviene. Quiet raccoglie il suo android ed è costretto a parlare in inglese per comunicare all'elicottero di salvataggio dove si trova Venom. Dopo essere stato soccorso dall'unità di salvataggio, Venom segue le tracce di Quiet e trova un'audiocassetta. Ascoltandola, sente Quiet esprimere la sua gratitudine per tutto quello che Venom ha fatto per lei, per poi sparire definitivamente nel deserto. Molto prima che Wei venisse cacciato dalla Mother Base, aveva portato sulla base il Sahelanthropus e, nonostante gli fosse stato ordinato di non farlo, si era messo a ripararlo. Eli continua a fare il coglioncello cagacazzo rompicoglioni della Mother Base e istiga una rivolta da parte dei bambini. Poiché Psycho Mantis gli è ancora vicino e Wei ha finito di riparare il Sahelanthropus, Eli ne prende il controllo e scappa dalla Mother Base insieme a un elicottero con a bordo i bambini. La conclusione di questa sottotrama è stata tagliata come tutto il capitolo 3, addirittura dovevano essercene 5 nel gioco originale. Tutto quello che abbiamo ottenuto è un filmato pre-renderizzato che era incluso all'interno di alcune edizioni
edizioni speciali del gioco quando è uscito. Questo filmato è addirittura completo soltanto al 30% secondo un indicatore, in quanto le texture e i modelli non sono nemmeno finiti. Con le braccia tutte tese lì, fatto male, oddio. Madonna ragazzi, penzola questo filmato. Cerchiamo di ricostruire i pezzi. Quest'ultima parte me la faccio in mind flow, perché tanto è un filmato beta e non si capisce bene neanche loro cosa volevano fare. Eli si è portato via il Sahelanthropus insieme ai bambini soldato e il parassita della lingua inglese che gli ha dato Mantis, ed è andato su un'isola privata per creare il proprio regno personale. Sono arrivate le truppe della XOF che, nonostante la morte di Skullface, stanno lavorando adesso per Cypher. È arrivato anche Venom, che è stato invitato esplicitamente con una provocazione da Eli. Il quale ha consentito a dare la nucleare a XOF al patto che gli diano i resti di Big Boss. Questo significa che Venom sarebbe sopravvissuto fino agli eventi di Metal Gear 2, invece ha avuto un retcon in Metal Gear 1. Nel filmato vediamo la XOF che attacca il Sahelanthropus e Mantis che difende Eli. Attraverso gli artwork capiamo che abbiamo un'altra boss fight insieme al supporto dei Diamond Dogs, e dopo che abbiamo distrutto il Sahelanthropus, la XOF quasi giustizia Eli. Venom lo protegge, ma a causa di un daltonismo temporaneo spara per sbaglio ad Eli, confondendo la sua tuta rossa con quella bianca della XOF. Grazie a un giubbotto antiproiettile, Eli non si fa nulla, ma stanno per buttare il napalm sull'isola per togliere il parassita, e Eli, essendo che sta diventato adulto, l'ha già contratto. Psycho Mantis, dopo che se ne sono già andati, gli toglie il parassita e lo porta in salvo. Foto generica di New York prima dell'attentato delle Torri Gemelle e fine. Mamma mia, quanto è durato l'atto 5, ed è pure un gioco tagliato. Pensate se Kojima avesse fatto tutti e 5 i capitoli, cosa ne usciva fuori. Vabbè, fine atto 5. Ah Cristo, siamo arrivati all'epoca dei giochi 8-bit. Tranquilli, non chiudete il video, che adesso ci sarà un po' di lore che non è mai stata raccontata, così da rimpinguare quella che manca nel gameplay effettivo. Chiedo scusa a tutti i retrogamer in ascolto, ma i giochi in 8-bit di Metal Gear fanno proprio cagare, e non ci sono santi che tengano. Io sono membro della generazione Z. Quando si tratta di retrogaming riesco soltanto a spingermi fino alla quinta generazione di console, con Nintendo 64, PlayStation 1 e Sega Saturn. Tutto quello che viene prima per me sono forme di gameplay e di design troppo arcaiche perché riesca a gustarmele. So che è brutto a dirsi, ma è veramente così. Anche se ci provo, non riesco a farmi piacere quei giochi. Perdonatemi. Vi ricordate di Big Boss, quello vero che all'inizio del 5 se n'è scappato per ritirarsi dalla vita pubblica? Beh, sembra che abbia un vero e proprio fetish per le guerre che scoppiano in Mozambico, essendo che va a combattere quella di indipendenza civile del 77. Mentre si trova sul campo di battaglia, reincontra Frank Jaeger, il bambino che era stato poi utilizzato per creare il nulla in Portable Ops, insieme alla bambina orfana di guerra Naomi Hunter, che ha preso come sorella adottiva. Big Boss aiuta Jaeger a portare nomi in America e i due restano a combattere. Grazie a tutte le guerre a cui prese parte, divenne popolare in tutto il mondo come il soldato leggendario. Verso circa il 1990 tornò in America per essere il capo di Foxhound, avendo come secondo in comando Roy Campbell. Quello che nessuno sapeva è che Big Boss aveva creato all'interno del Sudafrica una nazione paramilitare chiamata Outer Heaven. Così come i Militaires Sans Frontières erano stati i pionieri del meccanismo dell'economia di guerra, così Outer Heaven era la concretizzazione dell'ideologia di Big Boss, secondo cui i soldati non dovevano essere burattini dei loro governi, ma dovevano essere liberi di combattere le guerre che loro volevano nel nome degli ideali in cui loro credevano, esprimendo loro stessi in quanto nati come veri guerrieri. Grazie a Metal Gear 1 vediamo la trasformazione di Big Boss come personaggio all'interno della saga. Durante Snake Eater e Portable Ops era il soldato fedele alla nazione e alla missione, nonostante fosse stato costretto a sacrificare i propri affetti personali in nome di esse. Durante Peace Walker e Ground Zeroes, Big Boss si era autoattribuito l'aggettivo di arma vivente. Tutto quello che ha sempre conosciuto nella sua vita era soltanto la guerra ed il conflitto. Mai aveva praticato niente all'infuori di essa e non conosceva nient'altro del mondo esterno a lui. Con The Phantom Pain e Metal Gear 1, gli ideali di Big Boss erano diventati dall'essere autodistruttivi ad essere un pericolo per tutti gli altri. Il suo obiettivo ultimo era quello di essere la causa di una condizione di conflitto all'interno del mondo eterna, così da avere per sempre uno scopo di vita. Dopo le guerre africane, Frank Jaeger si è unito alla Foxhound. Big Boss gli ha dato il soprannome di Grey Fox. Grazie al rapimento dello scienziato Drago Petrovich Madnar, Big Boss è riuscito a far costruire in Outer Heaven il Metal Gear TX-55, anch'esso in grado di lanciare un attacco nucleare in ogni parte del mondo. Nel 1995 un berretto verde di nome David si unisce alla Foxhound. Siccome Big Boss sa che David è uno dei suoi cloni biologici, gli dà il soprannome di Solid Snake. I Diamond Dogs insieme a Venom Snake sono stati inglobati all'interno di Outer Heaven. Essendo Venom il sosia perfetto di Big Boss, Venom si occupa di Outer Heaven, mentre Big Boss si occupa di Foxhound. Sempre nel 1995 gli americani scoprono dell'esistenza di Outer Heaven e chiedono alla Foxhound di distruggerla. Big Boss manda come primo agente Grey Fox, il quale viene catturato.
Santo Dio, non fa schifo soltanto il gameplay e il gioco, fanno schifo pure i concept art. Guardate quel colore pastello. Questo è il massimo che sono riuscito a trovare online. Facciamo che utilizzo questa immagine perché l'altra fa veramente schifo. Dopo il fallimento di Grey Fox viene inviato Solid Snake. Big Boss ha anticipato che, essendo la prima missione per conto di Fox Sound da parte di Solid Snake, esso fallirà nel suo intento e verrà ucciso all'interno di Outer Heaven. In questo modo avrà fatto a guadagnare a Venom il tempo necessario per ultimare le costruzioni del Metal Gear. E basta essenzialmente, lo state vedendo com'è il gameplay. È inutile che mi metta a parlare dei boss presenti all'interno della base, perché tanto muoiono tutti e le strutture delle trappole sono quelle dei videogiochi anni 80. Cioè, non c'è nulla da dire al riguardo. Non voglio perdere tempo a parlarne perché sono dettagli inutili di gameplay. Le uniche cose importanti da raccontare sono che Solid riesce a salvare Grey Fox, il quale gli dice che all'interno di Outer Heaven è contenuto il Metal Gear. In mezzo ai soldati di Outer Heaven ci sono un gruppo di ribelli che stanno collaborando con Solid, mettendosi in contatto via codec per dargli suggerimenti e aiuto. Solid salva Madnar, il quale gli rivela che per distruggere il Metal Gear deve posizionare delle bombe sulle sue zampe in una certa sequenza. Big Boss inizia a cagarsi sotto all'idea che Solid è riuscito a fare tutti questi progressi all'interno di Outer Heaven e quindi inizia a contattarlo via codec dandogli istruzioni errate che lo portano a un game over, e Solid riesce a distruggere il Metal Gear. Dopo la distruzione del Metal Gear scatta la sequenza di autodistruzione di tutta Outer Heaven. Allo stesso momento Venom ascolta una cassetta che gli era stata inviata in passato da Big Boss, dove scopre tutta la verità. Scopre la verità del suo intervento chirurgico, scopre la verità della psicoterapia e scopre che da sempre è stato il fantasma della vera leggenda. Dopo aver accettato l'idea di morire come fantasma della leggenda, esce dalla stanza e si prepara ad affrontare Solid Snake. Oh cazzo! Consecutive CQC! Hai-da-da! It's not over yet! Here we go! Ah! Not yet! Chew on this! Burn! Hey, over here! Are you blind? Stand down! Fire! Begin cover fire! Fire at will! Kept you waiting, huh? Stay back! Let's go! Kill shot! Pull back! Cease fire! Rocket punch! See you around. Payback time. Engage targets. Eat this! A questo punto introdurrei il diagramma degli Snake. Ignorate che due di questi ancora non hanno avuto rilevanza nella storia principale. Serve semplicemente a tenere traccia di chi è morto e chi è vivo. Il primo a stirare è stato Venom, ucciso per mano di Solid Snake. Era l'unico non imparentato biologicamente con Big Boss. Dopo la distruzione del Metal Gear, Solid se ne scappa dalla base attraverso una scala estremamente lunga. E osserva da lontano la distruzione di Outer Heaven. Dopo i titoli di coda vediamo una box di dialogo dove Big Boss afferma di essere ancora vivo e che si vendicherà contro Solid. E ci credo che sei ancora vivo. Kojima ha fatto il retcon più a cazzo di cane che si sia mai visto e ha detto che Venom è morto in Metal Gear 1. Era diventato un fan favorite dopo un solo gioco. Era silenzioso, era tamarro, era meglio di Big Boss in quanto a morale ed etica, eppure l'ha fatto morire così. Kojima sei uno Ok, beh, che dire, dopo i circa 20 minuti di The Phantom Pain ci voleva qualcosa di un po' papà, così rapido per non dilungarsi troppo. E che dire di più? Niente. È un gioco da merda, però fine atto 6. Se mentre guardavate l'atto 6 vi sono scoppiati gli occhi, tranquilli, almeno Metal Gear 2 ha una grafica migliore. Per chi ancora non l'avesse capito, ovviamente il ruolo di protagonista adesso è passato a Solid Snake, quello che fin dalla PlayStation 1 tutti conoscono e amano. Nel 1997 Big Boss, insieme a un manipolo di soldati che erano sopravvissuti ad Outer Heaven, organizza un colpo di stato in una regione vicina all'URSS e crea Zanzibar Land. In mezzo ai suoi soldati arruola anche Grey Fox dopo che se n'è andato dalla Fox Sound e commissiona a Madnar la creazione di un nuovo Metal Gear, il Metal Gear D. Madnar era tornato di sua spontanea volontà dalla parte di Big Boss, in quanto dopo la distruzione di Outer Heaven, tornato in America, le sue teorie scientifiche vennero considerate pazze. Nel 1999 l'intero mondo è in crisi a causa di un'assenza di riserve di petrolio. Il dottore di origine ceca, Kio Marv, trova la soluzione con l'Oilix, un tipo di petrolio di origine biologica creato con delle mutazioni del plankton. Quando stava per andare ad un convegno delle Nazioni Unite, viene rapito dagli agenti di Zanzibar Land e portato nella loro nazione. Big Boss nei due anni precedenti aveva anche rubato delle testate nucleari da
dei depositi di smantellamento che erano appartenenti alle nazioni confinanti con la sua. Forte di un arsenale nucleare e con in pugno l'unico uomo in grado di risolvere la crisi energetica globale, l'intero mondo sta per venire conquistato da Zanzibar Land. Madonna santa, Metal Gear 2 non è che consolida Big Boss come cattivo, lo rende addirittura peggio di Hitler per quello che fa. Gli americani mandano Foxhound con l'agente Solid Snake ad infiltrarsi dentro Zanzibar Land per recuperare la formula dell'Olix del Dr. Marv e distruggere il Metal Gear D. Gli agenti di supporto per questa missione sono il colonnello Roy Campbell, adesso capo di Foxhound dopo che Big Boss ha subito le conseguenze degli eventi di Outer Heaven, George Kassler che gli dà consulenza militare, questo personaggio appare solo in questo gioco e poi scompare, Johan Jacobson che gli dà suggerimenti sulla fauna e la flora locali, questo personaggio appare solo in questo gioco e poi scompare, Holly White, un agente che si è infiltrata all'interno di Zanzibar Land come se fosse una giornalista, questo personaggio appare solo in questo gioco e poi scompare, e Kazuhira Miller, sergente ed insegnante di scuola militare. Sì, avete capito bene, proprio Kaz. Questo perché dopo gli eventi di The Phantom Pain aveva scoperto che Venom non era il vero Big Boss. Quindi, colmo di risentimento per il suo ex miglior amico perché l'aveva ingannato in questo modo, ha giurato che avrebbe addestrato i suoi figli biologici perché un giorno riuscissero ad ucciderlo. Campbell spiega a Snake il funzionamento del nuovo radar Soliton e gli dice di andare a prelevare Marv, che è segnalato dalla mappa grazie a un trasmettitore che ha dentro un dente. Raggiunta la posizione del segnale, Snake scopre che si tratta di un inganno da parte di un soldato chiamato Black Ninja. Il suo vero nome è Kyle Schneider ed è uno dei tre ribelli che aveva aiutato Solid Snake durante la sua infiltrazione ad Outer Heaven. Dopo aver sconfitto Black Ninja, esso gli rivela in punto di morte che la NATO, dopo la distruzione di Outer Heaven, aveva bombardato a tappeto il terreno circostante, non curandosi di possibili orfani di guerra o membri della Resistenza. Di fronte ad un gesto così disgustoso e meschino, i membri della Resistenza avevano accettato il perdono di Big Boss ed erano tornati a lavorare per lui. Gli dà anche le istruzioni su come riuscire a trovare il luogo in cui si nasconde il Dottor Marv. Snake segue attraverso la foresta l'uomo che gli ha indicato Black Ninja e raggiunge un luogo dove c'è un codice nascosto da dei suoni che vengono riprodotti a piccoli colpi. A questo punto il giocatore deve interrompere la propria partita, prendere il manuale di istruzioni del gioco originale e controllare una tabella per riuscire a risolvere l'indovinello. Sti cazzo di tentativi di impedire la pirateria anni 90 fanno cagare. Io ho pagato per un videogioco dove devo sparare, non ho pagato per giocare alla settimana enigmistica, cazzo! Dopo esservi molto delicatamente grattugiati i coglioni a risolvere il puzzle, scoprirete che si tratta in realtà del codec di Madnar, che vi dice che Marv è stato da poco portato all'interno di una stanza per essere torturato. Il travestimento da giornalista di Holly salta e i soldati la catturano, Snake riesce a salvarla. Gli fa sapere che Marv è solito comunicare attraverso i piccioni viaggiatori, sale sul tetto dell'edificio e ne trova uno. Leggendo il messaggio al contrario, mamma mia, questo è il puzzle più difficile del mondo dopo quello di prima, scopre che quella in realtà è la frequenza del Dottor Marv e lo contatta. Poiché Marv parla solo il cieco, Madnar gli suggerisce di andare a cercare un interprete, ossia Gustav Hefner, una donna della sicurezza di stato cieca che si era infiltrata all'interno di Zanzibar Land per proteggere Marv. Utilizzando il vecchio trucco del controllo chi va nel bagno delle femmine e chi va nel bagno dei maschi, riesce a trovare Gustava, in quanto di base a Zanzibar Land non ci sono le donne. E allora che cazzo li hanno costretti a fare quei bagni, che tanto Holly e Gustava sono entrambe delle infiltrate che non dovrebbero essere lì? Cioè, sapevano che all'interno di Zanzibar Land non esistono femmine, eppure hanno costruito i bagni femminili. Gustava entra in contatto con Marv, il quale gli rivela che in una zona diversa di Zanzibar Land l'unico modo per arrivarci è attraverso un piccolo ponticello. Snake porta dietro di sé Gustava e va a salvare anche Madnar. I tre insieme vanno verso il ponte. Mentre lo stanno attraversando arriva il Metal Gear D comandato da Gray Fox che lo distrugge. Gustava, alla quale in passato era stata negata la cittadinanza americana e quindi non era mai riuscita a sposarsi con il suo ex compagno Gray Fox, è stata appena uccisa da lui senza che se ne rendesse conto. I soldati catturano Madnar che era già passato dall'altro lato e il ponte è rotto. Adesso l'unico modo per passare è procurarsi un deltaplano. E beh, quale micronazione paramilitare non ha il deltaplani? Ce li hanno tutte! Mamma mia, la logica dei giochi anni 90. Porca puttana. Snake ovviamente riesce a trovare un deltaplano e passa dall'altro lato. Riesce a raggiungere la stanza dove è contenuto Marv, tuttavia ci trova già il Dottor Madnar e inspiegabilmente Marv è già morto. Snake, non essendo un rincoglionito completo, fa 2 più 2 e capisce che è stato Madnar. Esso conferma i suoi sospetti, gli racconta di come gli americani lo hanno additato come pazzo e gli spiega che ha ucciso Marv perché non gli voleva dire dove era nascosta la formula dell'Oilix. Madnar attacca Snake, il quale si difende posizionando delle mine a pressione per terra, così si attivano solo quando ci è passato sopra, e dopo che ci è passato gli rimane dietro di sé Madnar perché lo sta strangolando e quindi è l'unico che prende danno dei due. Cosa? Cosa? Snake apre l'armadio personale di Marv e trova una cartuccia di gioco. Facendo autopubblicità e rompendo la quarta parete dice che è di Metal Gear 1. Marv ha nascosto la formula dell'Oilix all'interno del codice del gioco della cartuccia. Cosa?
cosa? Dopo aver recuperato la cartuccia, si apre una voragine sotto i suoi piedi che lo conduce a una battaglia contro il Metal Gear D. Snake riesce a vincere, tuttavia Gray Fox è ancora vivo e tutto il suo equipaggiamento ha preso fuoco, quindi è costretto a buttare l'inventario. Costretto a combattere disarmato, affronta Gray Fox in un duello corpo a corpo all'interno di una stanza con delle mine. Solid ne esce di nuovo vincitore e apparentemente Gray Fox muore. Entrando nella stanza subito successiva, incontra finalmente Big Boss, il quale mi immagino che per tutta la durata del gioco avesse una reazione di questo tipo. Ehi, siamo qua! Ma chi è entrato? Ma scusa, chi è questa persona? Scusate, Cioè, ma, cioè, come cazzo ha fatto entrare questo? I due si affrontano, ma Snake è disarmato in quanto il suo equipaggiamento prima aveva preso fuoco. Come fa il figlio creato con i geni recessivi, quindi lo scarto del padre, a battere un uomo che ha più di 40 anni di combattimenti sulle spalle? Usando un accendino e una bomboletta spray. Sì, esatto, avete proprio capito bene. Gli dà fuoco con un accendino e una bomboletta spray. Avete presente i compagni di classe coglioni che quando state allo spogliatoio fanno quello scherzetto? Ecco, con lo stesso scherzetto ha appena abbattuto l'uomo che era ritenuto il miglior soldato di sempre. Big Boss viene sconfitto da Solid, questo sarebbe un ottimo momento per aggiornare la lista, tuttavia bisogna prendersi un attimo una pausa. Prima concludiamo gli eventi di Zanzibar Land. Solid se ne scappa da Zanzibar Land insieme a Holly venendo estratto da un elicottero. Gli promette una cena romantica perché sono riusciti a scappare insieme. Ritornato alla base inserisce la cartuccia all'interno di un MSX e conferma che si tratta di quella di Marv che contiene la formula dell'Oilix, perché riesce a leggere le iniziali del suo nome sulla copertina dell'MSX però ribaltate. Abbiamo appena ucciso il nostro padre biologico Logico Kojima, ci dai almeno una formula chimica, anche se inventata ed è una cazzata, per favore, mi dai una traccia che il mio operato ha portato a qualcosa, porca troia? Cari spettatori, vi sconsiglio di prendere la pausa bagno proprio adesso, perché con l'inizio di Metal Gear Solid 1 spiegheremo tutte le fazioni che sono in ballo e che continueranno a persistere fino alla fine della saga. Nel mentre, fine atto 7. Ecco arrivata la spiegazione a cui ho accennato pochi secondi fa. Dopo l'apparente morte di Big Boss, i Patriots recuperarono il suo corpo e riuscirono a salvargli la vita inducendogli una cura con le... Da quel momento in poi il corpo di Big Boss sarà preservato dai Patriots che lo terranno nascosto agli occhi del mondo. Giusto per darvi un'idea migliore, questi sono i resti di Big Boss dopo il suo scontro con Solid. Ci stiamo avvicinando agli inizi degli anni 2000 e oramai i Patriots eseguono un controllo quasi totale dei governi mondiali. L'organizzazione è composta quasi interamente dalla rete di intelligenze artificiali che servivano originariamente a rappresentare la volontà di Zero. Dall'altra parte abbiamo Revolver Ocelot. Ve lo ricordate durante la discussione finale con Miller in Metal Gear Solid 5? Così come Miller aveva giurato che si sarebbe vendicato di Big Boss per motivazioni personali addestrando uno dei due figli, ossia Solid, così Ocelot aveva giurato che si sarebbe alleato con l'altro figlio, ossia Liquid, per riuscire a distruggere i Patriots. Il motivo per cui Ocelot si era schierato dalla parte di Big Boss è perché fin dagli eventi di Metal Gear Solid 3 si era innamorata della leggenda vivente. Lo idolatrava come soldato e come persona e desiderava stare per sempre al suo fianco. Non si capisce bene quanto fosse il desiderio di una relazione carnale, quindi nel dubbio risparmio il trattamento che ha subito Strangelove. Anche perché Ocelot già di base è abbastanza particolare di suo. All'interno di queste due fazioni, Solid sarà purtroppo utilizzato come burattino dai Patriots in Metal Gear Solid 1, tuttavia nel 2 diventerà autocosciente della propria condizione. Motivo ulteriore per odiare i Patriots era il fatto che Ocelot aveva scoperto del coma indotto clinicamente a Big Boss per salvarne la vita dopo Metal Gear 2. In questo modo nel 2003 aveva organizzato con la complicità di Eva l'assassino della dottoressa Clark, che era incaricata di curare Big Boss durante il suo coma, a.k.a. Paramedic. Paramedic si era anche occupata del presunto corpo morto di Gray Fox, riportato poi in vita attraverso un esoscheletro meccanico, rendendolo il primo ninja cyborg della saga. Poiché Naomi Hunter, la ex sorella adottiva di Gray Fox, stava lavorando per Paramedic, Ocelot ed Eva la istigarono a liberare Gray Fox dalla sua gabbia così che uccidesse Paramedic. Dopo la sua morte, Naomi gli succedette al trono come capo della divisione medica di Foxhound e lavorando per conto dei Patriots riuscì a creare il virus FoxDie. Il virus funziona in modo tale che, fornendogli il DNA del bersaglio che si vuole eliminare, esso gli causa un attacco di cuore appena entrato in contatto. Inizialmente Naomi voleva soltanto eliminare Solid con il virus, tuttavia i Patriots gli fecero inserire anche il DNA dei membri di Foxhound, oltre a quello di qualcuno che sapeva fin troppo e che doveva essere messo a tacere. E per spiegare quest'ultima affermazione, arriviamo appunto agli eventi di Metal Gear Solid 1. Tranquilli, lo so che all'interno della fanbase questo è il gioco migliore di sempre, quindi lo tratterò con i guanti bianchi. Liquid, dopo gli eventi di Metal Gear Solid 5, nel 1990 si era unita alla SAS ed era diventato il pilota più giovane dell'unità.
Nel 2000 si era rincontrato con Psycho Mantis e insieme si erano uniti all'unità Fox Sound. Nel 2005 Revolver Ocelot, che si era unito all'unità nello stesso periodo in cui si era unito Liquid, lo incitò ad una rivolta sull'isola di Shadow Moses. I membri ribelli di Fox Sound avevano dalla loro parte anche il corpo speciale Next Generation, soldati su cui era stato testato gli DNA di Big Boss per fargli avere prestazioni migliori in combattimento. All'interno di Shadow Moses, i presidenti della DARP e dell'Armstech, rispettivamente Donald Anderson e Kenneth Baker, stavano lavorando alla creazione del Metal Gear Rex. Poiché l'America aveva da poco firmato con la Russia gli accordi START 3 per limitare l'esistenza delle armi nucleari, la scoperta del Rex avrebbe portato a delle turbulenze politiche a livello mondiale. Inoltre, Liquid minacciò la Casa Bianca di lanciare un attacco nucleare contro l'America se non gli avessero consegnato il corpo di Big Boss. Obiettivo ultimo di Liquid era trasformare Shadow Moses in un'alternativa ad Outer Heaven. In questo modo avrebbe battuto la volontà del padre, che si pensava fosse morto a Zanzibar Land, e in base alla sua convinzione di essere nato dai geni recessivi, quindi essere lo scarto del padre, avrebbe ottenuto la sua vendetta. Solid Snake, che si era ritirato ormai dalla Fox Sound, viene richiamato perché si occupi di Liquid. Durante il briefing della missione, Naomi gli inietta segretamente il Fox Dye. Campbell, il quale si era ritirato anch'esso da Fox Sound dopo che era arrivato Liquid, gli spiega la situazione. Obiettivi principali della missione sono salvare Kenneth Baker insieme a Donald Anderson, per poi accertarsi che i terroristi possano o meno lanciare una nucleare e fermarli. Campbell gli chiede anche come favore personale di riuscire a salvare la figlia Meryl. L'unità di supporto di Solid durante questa missione è Campbell, Naomi, Mei Ling, che si occupa di salvare i dati di gioco, Nastasha, che gli dà suggerimenti sulle armi. Questo personaggio appare solo in questo gioco e poi a malapena appare nei sequel, venendo soltanto però nominata, e Miller. Snake si infiltra a Shadow Moses facendo la T-Pose sott'acqua e riesce a trovare Donald Anderson. Gli dice che il Metal Gear è contenuto all'interno di Shadow Moses e che per attivarlo servono due password che conoscono solo lui e Kenneth Baker. Un modo per bloccare il lancio dopo che è stato attivato è utilizzare tre schede diverse chiamate PAL da un terminale in remoto. Mentre stanno parlando, il Fox Dye entra in effetto e Donald Anderson apparentemente muore per un infarto. Mentre si trova sull'uscio della porta della cella, viene bloccato da un soldato mascherato che gli dice di mettere le mani in alto. Il loro confronto viene tagliato corto dall'arrivo di altri soldati e i due devono combattere. Nel marasma della battaglia, il soldato mascherato scappa via. Solid trova anche Kenneth Baker legato ad una trappola con del C4 e si scontra contro Ocelot. Dopo lo scontro contro Ocelot arriva il ninja cyborg che gli taglia un braccio e Ocelot deve ritirarsi. Il cyborg approccia Solid ma gli viene una crisi e scappa via. Salvato Baker dalla trappola, gli passa un disco ottico contenente tutti i dati di progettazione del Rex e gli consiglia di contattare Meryl insieme a Otacon, il progettista del Rex. Anche Baker subisce gli effetti del Fox Dye e muore. Utilizzando il trucco anni 90 del controllare il retro della confezione del CD di Metal Gear Solid 1, trovate il codice di Meryl. Meryl vi aiuta aprendo la porta che conduce all'edificio dove è contenuto Otacon. Mentre Solid attraversa il cortile che lo porta dall'altro lato, viene attaccato da un carro armato guidato da Vulcan Raven. Solid lo sconfigge. Dopo aver raggiunto Otacon, scopre che sta venendo trattenuto dal ninja cyborg e Solid lo affronta in un combattimento corpo a corpo. Il ninja impazzisce di nuovo e Otacon è in salvo. Nonostante Otacon fosse responsabile della costruzione del Metal Gear Rex, non ne sapeva niente che dovesse montare un'arma nucleare. Wow, cazzo, e sei addirittura quello che è responsabile della sua costruzione? Pensa se eri tipo il bidello che andava a pulire il sabato sera, quanto cazzo stavi rincoglionito. Poiché la famiglia di Otacon era sempre stata rinomata per lavorare con le armi nucleari, si era sempre promesso fin da bambino che non ci avrebbe mai avuto niente a che fare. Adesso che ha scoperto la verità, decide di aiutare Solid. Ovviamente il soldato mascherato era in realtà Meryl e Snake riesce a trovarla seguendola nel bagno delle donne. Mi ricorda qualcosa questo? I due da adesso collaborano insieme e Meryl gli mostra la tessera PAL che era riuscita a rubare in precedenza. Entrati in un'altra stanza dall'aspetto ambiguo, Psycho Mantis fa la sua mossa cercando di far suicidare Meryl con il controllo mentale. Solid interrompe la possessione e si prepara ad affrontare Mantis, non prima che avvenga un altro momento molto videogiochi anni 90, con Psycho Mantis che legge la cartuccia della Play 1 e a seconda dei salvataggi che trova ti dice a cosa hai giocato. Un altro momento molto videogiochi anni 90 arriva subito dopo, quando devi inserire il controller della Play 1 nella seconda porta della console, altrimenti Mantis sa in anticipo tutti i tuoi attacchi e non puoi fargli danno. Psycho Mantis muore. Mentre continuano con la loro infiltrazione, vengono beccati alla cecchina Sniper Wolf, che lascia Meryl morente a terra dopo averla colpita molteplici volte. Solid, poiché non ha un cecchino, deve farsi metà della mappa di gioco al contrario a piedi per andare a prenderlo e tornare a combattere Wolf. Nonostante riesca addirittura a vincere, viene comunque catturato dai soldati e di Meryl non si sa più niente. Lo portano nella stanza delle torture in compagnia di Ocelot e qui il giocatore è da
davanti una scelta: o arrendersi al minigioco della tortura, in questo caso Solid scapperà con Otacon alla fine del gioco perché Meryl sarà stata uccisa, oppure resistere al minigioco e Solid scapperà con Meryl. Sappiamo che canonicamente Meryl sopravvive, quindi la soluzione corretta è resistere alla tortura, anche se sappiamo tutti che la mimetica di Otacon è sicuramente meglio della bandana di Meryl. Però voi, shh, non ditelo a nessuno, eh. Dopo la tortura, Snake viene condotto in una cella dove trova il corpo che sta ancora marcendo di Donald Anderson. L'uomo che gli era morto solo poche ore prima nelle braccia non era il vero Donald Anderson, ma era Decoy Octopus, l'unico membro di Foxhound contro il quale il Fox Die abbia effettivamente avuto qualche effetto fino ad ora. Dopo una sessione di tortura fallita da parte di Ocelot, Anderson era morto, così Octopus ha deciso di prenderne le sembianze per ingannare Solid. Grazie ad un sotterfugio se ne scappa dalla sua cella e riprende tutto il suo equipaggiamento. Andando sempre più in fondo nella sua infiltrazione della struttura alla ricerca dell'hangar che contiene il Rex, raggiunge una torre dove viene attaccato da un Hind D. Solid evita momentaneamente il combattimento finché non riesce a ottenere un lanciarazzi, per poi tornare sul tetto e affrontarlo. A bordo dell'elicottero c'è proprio Liquid e dopo averlo buttato giù, Solid pensa che sia morto. Altro giro, altra corsa per Sniper Wolf non appena Solid esce dall'edificio, tuttavia questa volta non ne lascia scampo e la uccide definitivamente. Non senza le lacrime di Otacon, che era innamorato di Sniper Wolf anche se il suo sentimento non era ricambiato. E grazie al cazzo, mi viene da dire, chi mai vorrebbe fidanzarsi con l'uomo che ha preso come nome in codice le parole otaku e convention? Sto stronzo si è pure scopato Naomi durante Metal Gear Solid 4, ma ti rendi conto o no? Un altro momento videogiochi anni 90, quando dovete inserire il disco 2 dopo il combattimento con Wolf per andare nella prossima struttura, e Solid prosegue con l'infiltrazione. Altro giro, altra corsa anche per Vulcan Raven, il quale rivela a Snake che colui che aveva incontrato era in realtà Decoy Octopus. I corvi si mangiano il suo corpo dopo che viene sconfitto da Solid e finalmente arriva all'interno dell'hangar che contiene il Rex. Di nascosto spia una conversazione tra Ocelot e Liquid, il quale è sopravvissuto allo schianto dell'elicottero e scopre che il suo vero movente è quello di voler creare una seconda Outer Heaven. In questo modo avrebbe battuto la volontà del padre che si pensava fosse... Snake scopre il funzionamento della tessera PAL: quando sei in ambiente caldo è rossa, quando sei in ambiente freddo è blu, quando sei a temperatura ambiente è gialla. Una alla volta Snake inserisce la carta all'interno dei tre terminali, tuttavia il Rex invece di disattivarsi si attiva. E avviene un plot twist che io veramente non mi sarei mai aspettato la prima volta che ho giocato a questo gioco. Snake, quello non è Master Miller. Troppo tardi, Campbell. Il corpo di Master Miller è stato appena scoperto a casa sua. È morto da almeno 3 giorni. Io non lo sapevo, perché il mio collegamento codec con Master era saltato, ma Mei Ling diceva che il segnale di trasmissione veniva da dentro la base. Ma allora, lui chi è? Snake, tu hai parlato a... me, caro fratello. Liquid, ma che... Tu sei servito al tuo scopo. Ora puoi morire! Liquid prende il controllo del Rex e combatte contro Solid. Durante lo scontro ritorna il Cyborg, il quale rivela a Solid Snake di essere in realtà Grey Fox e si lascia schiacciare dai piedi del Rex per salvargli la vita. Dopo che Solid ha distrutto il Rex, Liquid gli spiega tutta la storia dei geni dominanti e dei geni recessivi e i due combattono a pugni sulla carcassa. Vince Solid, il quale salva Meryl, tuttavia riceve un comunicato via codec che gli americani vogliono bombardare a tappeto Shadowmoses, uccidendo chiunque sia presente lì. I due si danno alla fuga a bordo di una jeep, tuttavia da dietro arriva Liquid che continua ad inseguirli. Arrivati in fondo al tunnel si schiantano tutti e Liquid è pronto a sparare a Solid, il quale è temporaneamente bloccato dalla carcassa del veicolo. All'ultimo secondo, quando Liquid stava per premere il grilletto, il Fox Die entra in funzione e lo uccide. E questa volta la Croce Rossa nella lista degli Snake ci sta tutta. Campbell comunica a Snake che hanno ritirato il bombardamento a tappeto e Naomi, che nel bel mezzo della missione era stata arrestata da parte dei Patriots con la falsa accusa di terrorista perché avevano scoperto che aveva modificato il Fox Die, si scusa con Solid per averglielo iniettato. Originariamente Naomi voleva vendicarsi di Solid perché era stata la causa principale per il quale Grey Fox era diventato il ninja cyborg. Tuttavia, assistendolo durante la missione, era riuscito a vedere il suo lato umano e quindi l'aveva perdonato. Poiché il Fox Die non ha un lasso di tempo determinato entro il quale uccide il paziente, Naomi dice a Snake di vivere appieno la sua vita, indipendentemente da quanto tempo il destino gli abbia voluto assegnare. I due piccioncini, Solid e Meryl, se ne scappano insieme a bordo di una motoslitta. Dopo i titoli di coda, sentiamo una chiamata tra Revolver Ocelot e l'attuale presidente degli Stati Uniti, George Seras, a.k.a. Solidus Snake.
era stato Solidus ad orchestrare gli eventi di Shadowmoses in modo da mostrare al mondo l'esistenza del Metal Gear Rex e del corpo speciale Next Generation. In questo modo avrebbe sputtanato i Patriots. Ocelot inoltre vendette i dati di progettazione del Rex sul mercato nero. In questo modo divenne conoscenza pubblica il modo per costruirne uno. L'uomo che sta cercando di distruggere i Patriots che diventa il cattivo del prossimo gioco. Sembra una cosa strana. Restate sintonizzati per scoprirlo. Fine atto 8. 5 secondi di pausa solo per ascoltare questa musica. Ok, continuiamo. Ovviamente Solidus venne destituito dalla carica di presidente dopo il tentativo di sabotaggio dei Patriots e per evitare di essere assassinato se ne scappò con Ocelot. Poiché Ocelot aveva venduto al mercato nero i dati di progettazione del Metal Gear Rex, in tutto il mondo si erano diffusi centinaia di produttori che ne creavano molteplici varianti. Per questo motivo Solid Snake insieme ad Otacon aveva fondato la ONG Philanthropy con l'obiettivo di interrompere tutte le attività Metal Gear a livello globale. Nel 2007 Otacon riceve una soffiata dalla sorellastra Emma che non incontrava da svariati anni sul fatto che gli americani stiano trasportando nella baia di Manhattan su una super petroliera un nuovo modello di Metal Gear, il Metal Gear Ray. Snake si infiltra sulla super petroliera e scopre che dei mercenari russi stanno silenziosamente assaltando il ponte principale. Nota anche quello che potrebbe essere il loro comandante Sergei Gorlukovich e si scontra con la figlia Olga. Dopo averla neutralizzata, il gioco vi impedisce di ucciderla, arriva un drone dei Patriots che scatta una foto a Snake mentre si trova sulla petroliera. Andando sempre più in profondità nella nave riesce a raggiungere la stiva. A bordo c'è anche Ocelot, il quale è solo temporaneamente falso alleato di Gurlukovic. All'interno della stiva Snake trova il Metal Gear Ray e scatta delle foto per Otacon, il quale le caricherà online dimostrandone l'esistenza. Dopo il discorso del comandante dei Marine appare Ocelot, il quale dichiara apertamente di voler rubare il Metal Gear Ray e crea uno stallo alla messicana tra i Marine e i soldati di Gurlukovic. Ocelot rivela il tradimento nei confronti di Gurlukovic, il quale voleva vendere il Ray alla Russia così da riportarla alla vecchia gloria del passato, mentre invece Ocelot è lì solo per riportarla ai Patriots. Ocelot elimina Gurlukovic e fa esplodere le bombe che erano state preventivamente posizionate sullo scafo, in questo modo l'intera nave inizia ad affondare. Solid lo raggiunge e poco prima che si imbarchi su Ray ha una crisi a causa del suo braccio destro. Dopo averlo perso di netto a Shadowmoses si è impiantato quello di Liquid, da allora la psiche di Liquid ha iniziato a parassitarlo ogni volta che è in presenza del fratello Solid. Quando la psiche di Liquid prende il sopravvento riesce addirittura a far mimare la voce a Ocelot. La questione di Liquid Ocelot non è mai stata spiegata bene ed è sempre libera di interpretazione. In Metal Gear Solid 4 sappiamo che Ocelot ha tolto il braccio di Liquid e ne ha messo uno cibernetico perché gli stava rovinando la psiche, così come sappiamo che ha usato la psicoterapia per creare la doppia personalità di Liquid per ingannare il sistema dei Sons of Patriots. Quello che non viene mai spiegato in entrambi i giochi tuttavia è se sia la psiche di Liquid o la psiche di Ocelot a controllare il corpo, così come non si sa se la volontà della psiche di Ocelot di ribaltare i Patriots sia conforme alla volontà della psiche di Liquid. Quello che è certo è che durante gli eventi di Metal Gear Solid 2 Ocelot è realmente posseduto da Liquid, il quale controlla il Metal Gear Ray facendogli distruggere la nave per poi scappare sott'acqua. Solid è riuscito a sopravvivere alla distruzione della super petroliera. Due anni dopo, nel 2009, un soldato qualsiasi di nome Raiden viene incaricato con una missione quasi impossibile. All'interno della piattaforma Big Shell, che è stata costruita per mantenere la fuoriuscita di greggio della super petroliera di due anni fa, è stato catturato il presidente James Johnson da parte dell'unità terroristica Sons of Liberty. I membri dei Sons of Liberty sono Solidus, Ocelot, un'ex unità di antiterrorismo adesso diventati loro stessi terroristi, composta da Fortune, Vamp e Fatman, e i mercenari a servizio di Gurlukovic. Solidus è il terzo figlio del progetto Les Enfants Terribles e possiede l'intero corredo genetico di Big Boss. Questo vuol dire che è biologicamente superiore sia a Liquid che a Solid, in quanto possiede sia i geni dominanti che i geni recessivi. Tutti gli eventi di Metal Gear Solid 2 purtroppo sono un gigantesco mindfuck verso il finale, quindi mi è necessario spiegare adesso. Tutti gli eventi che avvengono a Raiden sulla piattaforma Big Shell sono stati orchestrati dai Patriots. Una delle loro intelligenze artificiali, la GW, era incaricata di condurre l'esperimento del protocollo selezione per la sanità sociale. Le regole base di questo protocollo imponevano che si prendesse un soggetto completamente a caso, lo si mettesse all'interno di una falsa narrativa e attraverso le emozioni e le sensazioni che provava durante lo svolgimento degli eventi, esse sarebbero state manipolate per renderla una persona diversa da quella che era. La Big Shell serviva a ricordare Shadowmoses, Solidus Snake serviva a ricordare Liquid, il presidente Johnson serviva a ricordare Donald Anderson e Kenneth Baker, i membri di Dead Cells
servivano a ricordare l'unità Foxhound e i Sons of Liberty servivano a ricordare l'unità Next Generation, tutti elementi narrativi studiati ad arte per portare Raiden, un soldato che da sempre si era solo allenato nelle missioni VR, a replicare le gesta e diventare tanto abile in combattimento quanto Solid Snake. L'unico agente dei Sons of Liberty che sapeva di come i Patriots li stavano raggirando era proprio quello che ne era un agente, ossia Ocelot, il quale aveva sempre finto di stare dalla parte di Solidus. Tuttavia, alla fine del gioco aveva ammesso di come aveva intenzione di tradire anche i Patriots distruggendoli. In questo modo avrebbe fatto il triplo gioco e sarebbe rimasto fedele alla volontà di Big Boss e al suo desiderio di vedere distrutto Cypher. Non lo so il perché, forse si aspettava che dopo ben 50 anni da quando si erano conosciuti finalmente gli avrebbe dato il pisello? Beh. Dopo lo spiegone che vi ha raccontato la verità dietro gli eventi di Big Shell, torniamo alla narrazione in ordine cronologico. Raiden si è appena infiltrato all'interno della Big Shell attraverso una rete già bucata e trova subito dei corpi addormentati. Non fa in tempo a vedere il volto dell'uomo responsabile di ciò. La sua squadra di supporto è composta da Rose, la fidanzata che lavora come analista all'interno del governo americano, e Roy Campbell. Raiden si dirige alla struttura B, che è l'ultimo posto dove è stato visto il presidente, tuttavia si ferma davanti ad una stanza coperta di sangue. Entrando vede per la prima volta Vamp. Sono il Con la minchia! Salva un altro soldato che sta per essere ucciso da Vamp e questo fugge. Il soldato si toglie la maschera, gli dice di chiamarsi Iroquois Plissken e di tenersi in contatto radio. Arrivato sul ponte che connette alla struttura principale del primo nucleo di Big Shell, vede Fortune che trattiene il gioco. Monsoon, non c'è bisogno di fare così. Lo so che oggi non ti hanno dato la pentazmina, ma stai calmo, porca puttana. Tranquillo che il tuo gioco arriva tra due atti. Senti, vatti a calmare, intanto io continuo con la narrazione, ok? Allora, come stavo dicendo, Johnson viene trattenuto da Fortune e da Vamp all'interno della struttura principale del primo nucleo del Big Shell. Non solo Fortune ha distrutto uno dei due ponti che connette alla struttura principale ed eliminato un'intera squadra della marina venuta a salvare Johnson, ma Fatman ha anche posizionato del C4 intorno a tutta Big Shell. Il salvataggio del presidente può aspettare perché prima bisogna togliere quelle bombe grazie ad un artificiere. All'interno della mensa della struttura C trova il suo uomo e si rincontra anche con Plissken. L'artificiere dice di aver già conosciuto Fatman in quanto ne è stato il maestro e gli spiega come disinnescare le bombe attraverso uno spray congelante. Gli dà anche un sensore di prossimità per il C4 e Plissken e Raiden si suddividono in due la struttura di Big Shell per trovare le bombe. Dopo averle disinnescate tutte si scopre qual era il vero piano di Fatman, ossia far innescare la bomba grande dopo che le bombe piccole fossero state disattivate. L'artificiere, nel tentativo di bloccarne l'esplosione, ci rimette la vita. Dopo aver disinnescato la vera bomba, Raiden si scontra contro Fortune. Il loro scontro viene interrotto da Vamp, il quale gli dice che Fatman ha scapocciato e sta per far esplodere tutto e tutti con una bomba all'eliporto. Raiden spara contro Fortune, ma grazie al suo potere soprannaturale di deviare i proiettili viene colpito invece Vamp alla testa, che apparentemente muore. Fortune inizia a piangere sul corpo di Vamp e Raiden ne approfitta per scappare. Subito dopo Vamp rivela di non essere morto. Arrivato all'eliporto, Raiden si scontra contro Fatman per impedirgli di distruggere tutto e Raiden vince. Ad ogni modo, la struttura H del secondo nucleo di Big Shell è stata distrutta insieme all'artificiere. Dopo aver sventato la minaccia della bomba bisogna ritornare alla ricerca del presidente. Tuttavia Raiden viene intercettato da un ninja cyborg che gli dice di essere dalla parte dei Patriots. Il ninja cyborg gli dice anche di cercare l'agente segreto Richard Ames, l'unico uomo all'interno di un gruppo di ostaggi che sa dove si trova il presidente. Gli passa anche un'uniforme nemica. Il ninja cyborg inizia a rivelare a Raiden parte della verità e gli spiega di come la Big Shell è solo una copertura per nascondere lo sviluppo di un nuovo Metal Gear. Gli dice di chiedere a Dames il resto della storia e se ne va. Raiden, travestito da soldato nemico, si infiltra e riesce a trovare il gruppo di ostaggi. Grazie al peacemaker di Ames, che batte più forte degli altri cuori, riesce a individuarlo. Ames conferma le parole del cyborg sul fatto che ci sia un nuovo Metal Gear all'interno di Big Shell e gli dice che il presidente ha con sé la valigetta nera per poter immettere il codice di lancio. Poiché la valigetta tiene traccia dei segni vitali del presidente, i Sons of Liberty non possono fargli del male e deve essere il presidente stesso, di sua spontanea volontà, senza coercizione, ad inserire il codice, altrimenti il sistema della valigetta annulla in automatico il lancio. Raiden spia una conversazione tra Solidus, Olga e Ocelot e scopre che il presidente ha inserito il codice, e questo vuol dire che si è schierato dalla parte dei Sons of Liberty. Ames specula sulla possibilità che forse Johnson si era stufato di essere un burattino dei Patriots e spiega a Raiden come il vero movente dell'attentato terroristico non era un generico riscatto di 30 miliardi come gli era stato raccontato prima della missione, bensì aveva un'intenzione
intenzione di far esplodere una nucleare dei cieli di Manhattan, e in questo modo avrebbe avuto l'effetto di un EMP che avrebbe distrutto tutte le tecnologie dei Patriots che controllavano la città e sarebbe ritornata libera. Non c'è mai stato detto esplicitamente dove si trovassero le IA dei Patriots. Sappiamo che JD era all'interno di un satellite e GW era dentro l'Arsenal Gear. Se è per questo, non sappiamo neanche quali funzioni svolgevano. JD era il capo, GW era incaricato di filtrare l'internet, ma le altre tre non si sa. Tenete bene a mente che queste 5 IA sono quella rete che Zero aveva fatto costruire perché continuassero la sua volontà anche quando sarebbe diventato un vegetale, ma che poi nel corso del tempo erano diventate intelligenti e capaci di pensare da loro stesse e quindi avevano ribaltato l'intera organizzazione dei Patriots diventandone i capi. Vedi cosa succede quando fai troppi retcon, Kojima, che poi mi costringe a ripetere quello che ho già detto, altrimenti la gente non sta dietro alle spiegazioni. Coglione. Entra nella stanza Ocelot, che si mette a sbeffeggiare Ames perché non era riuscita ad impedire a Johnson di passare dalla parte dei Sons of Liberty. All'improvviso le nanomacchine che controllano il pacemaker di Ames vengono spente in remoto dai Patriots e muore di infarto. Questo è successo nonostante Ames fosse un agente dei Patriots, solo per indottrinare ulteriormente Raiden, richiamando la scena della morte di Anderson con il Fox Die. Raiden viene smascherato, ma arriva il Cyborg Ninja a salvarlo. Ocelot lo scambia per Gray Fox e quindi lo attacca. Raiden si dà alla fuga e cerca di raggiungere la struttura centrale del secondo nucleo di Big Shell, dove a detta di Ames è tenuto il presidente. Sul ponte che connette i due nuclei trova una quantità esagerata di bombe e le disarma. Raiden inizia a farsi venire dei dubbi se la storia ufficiale secondo la quale Solid è morto 2 anni fa nella superpetroliera è vera. Questo dubbio diventa certezza quando viene confrontato sul ponte da Solidus, il quale aveva continuato a chiamarsi Solid, e arriva il vero Solid, ossia Plissken, ad affrontarlo. Brother, I'm a whole different game from Liquid. E niente, Solidus è un tamarro. Saltando giù dal ponte prende il controllo di un jet pilotato da Vamp e inizia a attaccare sia Solid che Raiden. Solid passa a Raiden il lanciamissili Stinger e riesce a buttare giù il jet. Dopo lo scontro Raiden contatta Solid e scopre che insieme a lui c'è anche Otacon. Non sono lì soltanto per distruggere i Metal Gear come filantropi, ma anche perché Emma è stata catturata. Raiden continua la sua ricerca per il presidente e lo trova all'interno di una stanza che è protetta da un pavimento elettrificato. Usando un missile telecomandato distrugge il pannello elettrico e riesce a salvare il presidente. Conferma il suo tradimento nei confronti dei Patriots perché voleva il potere assoluto grazie ai Sons of Liberty, anche se poi aveva scoperto che loro intendevano ucciderlo non appena avrebbe immesso il codice. Se Metal Gear Solid 2 fosse stato l'ultimo gioco della saga, la spiegazione di Johnson su chi sono i Patriots avrebbe avuto senso, ma grazie alle continue spiegazioni dei giochi successivi della saga sappiamo già chi sono e che cosa fanno, quindi non serve perdere tempo. Stessa cosa vale per le origini di Solidus, al massimo posso parlare delle sue motivazioni, che sono le più basilari di tutte. Semplicemente credeva nella libertà e dopo esserne stato una pedina voleva distruggerli per rendere il mondo un posto libero. La spiegazione che ci interessa invece è che sul fondo di Big Shell stanno costruendo l'Arsenal Gear, il nuovo modello di Metal Gear che è una fortezza mobile fottutamente gigantesca. All'interno dell'Arsenal Gear è anche contenuta l'intelligenza artificiale GW, la quale una volta entrata in funzione si occuperà di regolare il flusso di informazioni mondiali attraverso l'internet, distorcendo la verità e modellandola secondo il volere dei Patriots. Johnson dice a Raiden di trovare Emma perché è l'unica in grado di bloccare il GW una volta che è stato attivato. Gli passa anche un disco che contiene il programma per distruggerlo. Poiché Johnson ha finito la sua utilità e i Sons of Liberty stanno per eliminarlo, chiede a Raiden di ucciderlo. Non riesce a trovare il coraggio per sparare al presidente e ci pensa Ocelot. Per riuscire a salvare Emma, Raiden deve attraversare una sezione della struttura a nuoto perché è stata completamente allagata. Durante la sua ricerca rincontra Vamp, il quale gli dice che nonostante abbiano perso l'occasione di lanciare una nucleare, possono comunque utilizzare una tecnologia sperimentale al bordo dell'Arsenal Gear chiamata bomba all'idrogeno e che le intenzioni di Vamp e Fortune rispetto a quelle di Solidus sono di attaccare concretamente Manhattan invece di usare un attacco EMP. Questo desiderio di versare il sangue degli innocenti deriva dal fatto che l'ex capo della Dead Cell, Jackson, era stato accusato e con la complicità dei Patriots condannato per concussione, anche se era in realtà innocente. In seguito all'arresto di Jackson, il nome della Dead Cell venne infangato per sempre e i suoi membri additati come criminali e assassini di guerra. Le masse di persone erano colpevoli di non aver ascoltato gli appelli di persone innocenti, ma di essersi fidate ciecamente di quello che il governo gli aveva detto. Per riuscire a salvare Emma, Raiden deve scontrarsi contro Vamp. Ovviamente vince e riesce a raggiungere Emma, la quale gli racconta che non sa nuotare perché da bambina è rimasta traumatizzata dall'acqua, siccome il padre Wei ha cercato di farla affogare insieme a lui. Godo, bastardo, finalmente posso confermare che sei morto! Raiden se la carica sulle spalle e se la porta sott'acqua come fosse un peso morto. Dopo averla portata in salvo, Raiden gli mostra il disco ottico e Emma dice che è un programma che ha creato lei. Emma spiega a Raiden come il GW sarebbe stato in grado di filtrare tutte le informazioni dell'internet. Questo perché tutti i computer esistenti al mondo erano stati infettati con un programma distribuito
gratuita dalle masse durante la crisi del 2000. Prima di giocare questo gioco non sapevo neanche che cosa fosse, e se voi spettatori non appartenete alla generazione informatica del Triassico suppongo neanche voi lo sappiate. Per farla semplice, nel 1999 tutti pensavano che all'arrivo del 1 gennaio 2000 i computer di tutto il mondo avrebbero interpretato la data come 1900, questo perché ci sarebbe stato un overflow nei byte di memoria che i computer usavano per calcolarla. Questo avrebbe significato che anche i computer dei servizi pubblici come le banche, gli aeroporti, le centrali elettriche e in generale altri servizi avrebbero potuto avere dei crash generali e smettere di funzionare. C'è gente che ha iniziato a temere l'apocalisse, hanno ritirato i soldi dai conti in banca, pensavano che gli aerei si sarebbero schiantati, hanno costruito dei bunker, c'è chi pensava che l'intera società umana sarebbe crollata. Tutto quello che è successo è che delle macchinette per il cibo in Australia non hanno più funzionato. Tornando a noi, poiché prima è stato distrutto il ponte che conduceva Nucleo 1 a Nucleo 2 della Big Shell, adesso Raiden ed Emma devono scendere alle fondamenta della costruzione e camminare su delle passerelle estremamente instabili per raggiungere il Nucleo 1, dove si trovano Solid e Otacon all'interno della stanza dei computer. Emma attraverserà per prima e Raiden darà fuoco di copertura con il cecchino. A un certo punto arriva anche Solid a garantirne l'incolumità. Mentre stava andando tutto bene, appare Vamp fuori dal nulla che la accoltella, per poi essere sparato immediatamente in testa di nuovo da Raiden. Solid corre per salvarla e la porta nella stanza dei computer. Arriva anche Raiden ed Emma ha già preparato il sistema perché venga inserito il dischetto e parta il virus. Tuttavia la connessione crolla quando stava al 90% di caricamento, quindi non si sa se il virus avrà effetto. Le ferite di Emma sono troppo profonde e muore nelle braccia del fratello. You don't hate me? Never. I never wanted to get in your way. I never wanted to hurt you. I thought that with Arsenal, if I followed in your footsteps, I could be closer. I just wanted you to look at me. Look at me as a woman. I could never do that. Don't be so honest. It hurts. Otacon viene incaricato di andare a salvare gli ostaggi nel mentre Solid e Raiden si infiltreranno nell'Arsenal. All'improvviso sembra che Solid tradisca Raiden facendolo tramortire dal cyborg ninja che si rivela essere Olga. Raiden si risveglia su un lettino girevole per le torture e viene confrontato sia da Solidus che da Ocelot. Solidus ricorda a Raiden il passato che aveva dimenticato di quando era un bambino soldato in Liberia durante la guerra degli anni 80 e Solidus era stata la sua figura padrina che l'aveva addestrato in guerra. Ocelot prende il disco che contiene il virus del JW e Olga, dopo che se ne sono andati tutti, gli rivela che sta lavorando per i Patriots solo perché hanno in ostaggio sua figlia. Lei ha l'incarico di aiutare Raiden nel buttare giù Solidus e se Raiden dovesse morire la bambina verrebbe uccisa. Accenna brevemente al piano S3 e lo libera per poi dirgli dove trovare Solid che può ridargli l'equipaggiamento. Campbell inizia a contattare Raiden di continuo attraverso il codec e ogni volta che lo fa risulta sempre più surreale e insensato. Raiden, turn the game console off right now. What did you say? The mission is a failure. Cut the power right now. What's wrong with you? Don't worry, it's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? Raiden, something happened to me last Thursday when I was driving home. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange object in the sky, to the east. It was moving very irregularly. Suddenly, there was intense light all around me. And when I came to, I was home. What do you think happened to me? Huh? Fine. Forget it. Infiltrate. The enemy fortress. Outer heaven. Destroy. The final weapon. Metal Gear. Kawanishi, Masaguchi, Kino Nobibashi, Takayama, Ukuzu Mori, Suzumi Katari, Kada, Yorano, Ichinotori, Onino, Yamashita, Sasami, Kafudai, Tokubidai, Myokenkuchi. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Variety level 13. Rescue Meryl, the return of Genola. An anemone or clematis plant's juice can cause a rash. When pruning them, it's a good idea to wear gloves. I was a North American fall webworm in my past life. Ah, those were the good old days. What were you in your former life?
a questo punto neanche io capisco più un cazzo di cosa è reale e cosa è una proiezione virtuale. So solo che Raiden rincontra Snake che gli dà l'equipaggiamento e insieme si fanno strada attraverso l'Arsenal Gear. Ritorna Fortune, la quale ha ancora un conto in sospeso con Snake perché pensa sia stato lui ad uccidere il padre 2 anni fa sulla super petroliera. Snake la trattiene e Raiden ha il tempo di raggiungere una piattaforma in un luogo non meglio definito dove Solidus manda contro Raiden i Metal Gear Ray. Dopo averne eliminati qualcosa come addirittura 20 se giocate alla massima difficoltà, arriva Olga a dare supporto a Raiden, tuttavia viene uccisa da Solidus. Il virus di Emma inizia ad avere effetto e tutti i Metal Gear Ray si schierano contro Solidus, il quale... Stupid machines! Ma quanto cazzo è figo Solidus, oh! Sia Raiden che Snake vengono catturati e portati in cima all'Arsenal Gear, dove tutti iniziano a rivelare i propri tradimenti. Fortune voleva prendersi l'Arsenal Gear tradendo Solidus, e a Solidus la cosa poteva stare bene finché era in grado di ottenere dal GW i nomi dei Patriots. Questa è la dimostrazione che il piano di Solidus, anche senza l'intervento stesso dei Patriots, sarebbe stato comunque fallato dall'inizio, in quanto era ancora convinto che fossero un gruppo di persone fisiche e non delle IA. Anche se i due arrivano ad un'intesa a tempo zero, si intromette Ocelot, il quale inizia a spiegare per filo e per segno quello che ho già detto prima circa il piano S3. Tutti gli eventi che avvengono a Raiden sulla piattaforma, l'unico dettaglio che i Patriots non avevano anticipato era la comparsa di Solid Snake, ma erano comunque riusciti a contenere il possibile problema e mandare avanti la scenata. Ocelot riesce a sparare a Fortune e gli rivela che non erano i suoi poteri sovrannaturali a fargli schivare i proiettili, ma un dispositivo costruito dai Patriots. Ocelot prende il controllo del Metal Gear Ray e cerca di uccidere tutti, ma Fortune sviluppa veramente un potere sovrannaturale e riesce a far mancare i missili, per poi morire. Liquid prende improvvisamente il controllo di Ocelot e rivela che è stato lui a passare a Solid le informazioni che l'hanno spinto ad andare alla Big Shell. Se ne scappa in mare e Solid lo insegue dopo che ha ottenuto la posizione dei Patriots insieme ai loro nomi, anche se essi sono fasulli. L'Arsenal Gear si mette in movimento sotto controllo in remoto da Liquid e si schianta contro Manhattan. Dopo lo schianto dell'Arsenal, sia Raiden che Solidus atterrano sul tetto del Federal Hall e Solidus inizia a spiegare in modo più romanzato le motivazioni che lo spingono a desiderare di distruggere i Patriots. Raiden viene contattato dal GW, il quale per tutta la missione si era finto il colonnello Campbell, e fa un discorso che mi ha spinto a inserire questo gioco in una piccola parte del mio cuore che rimarrà per sempre. L'ho accorciato il più possibile e tagliato la spiegazione sul piano S3 così da non ripetere una terza volta quello che è già stato detto, ma è importante ascoltarlo. Raiden, are you receiving? We're still here. How is that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness. Never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not?
You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context? The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths spun by different interests continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth, trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you? That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that would endow you with some sense of strength, Ronnie. That although self is something that you yourself fashion, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Control human thought? Human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you? Solidus's creation. Our beloved monsters, enjoy yourselves.
Raiden sconfigge Solidus e si rincontra con Snake, il quale gli fa un discorso filosofico su cosa sia la verità e la libertà di scelta. Metal Gear Solid 4 non è assolutamente un brutto gioco, sia come trama che come gameplay, ma il modo in cui hanno cercato di concludere tutti gli archi narrativi che fino al 2 erano ancora aperti, diciamo che è stato un po' troppo ruvido, anche perché c'è una sovrabbondanza di cutscene, anche per gli standard di Metal Gear. Fine atto 9. Non nascondo le mie colpe e anzi le riconosco. Quando ho giocato Metal Gear 1 e 2 ho utilizzato prima i walkthrough e poi sono andato con le guide. Però comunque i giochi retro li ho giocati. Però Metal Gear Solid 4, questo è un gameplay che ho registrato con il mio emulatore PS3. Ditemi se secondo voi si può giocare in queste condizioni. Che tra l'altro l'ho giocato in finestra, perché se metto a schermo intero e poi alt tab mi si blocca tutto l'emulatore e non riesco neanche a richiamare il menu di Windows. Quindi no, non l'ho giocato tutto. Sono arrivato fino al Sud America. Poi ho detto vaffanculo alle esclusive Sony, al processore Cell, e ho guardato un walkthrough. Sono passati 5 anni dagli eventi di Metal Gear Solid 2. La prima cosa che vediamo è Snake che cita il finale di Metal Gear Solid 3. Sopraggiunge Otacon, il quale gli porta dei test del DNA che gli confermano che soffre di invecchiamento accelerato poiché è un clone, e quindi gli rimane poco da vivere. Wow, che bella ventata di ottimismo, e siamo soltanto all'inizio! A bordo dell'elicottero c'è anche Roy Campbell, che è venuto a salutare il suo vecchio amico Snake, ma deve anche affidargli un incarico. Briefing della missione. In seguito allo schianto dell'Arsenal Gear sul centro di Manhattan, si è sviluppato in tutto il mondo un grande interesse per la guerra, la quale è diventata un business. Si è diffuso dappertutto il fenomeno della compagnia militare privata. Sono dei mercenari che non lavorano per nazioni o ideologie, ma soltanto per il miglior offerente. E le nazioni che le assumono, se esse sono vittoriose, riescono a fare fortuna. Le Nazioni Unite hanno avuto interesse nel mettere delle regole all'interno di questa struttura economica, chiamata economia di guerra, così da avere maggiori profitti e meno rischi. A questo punto sono intervenuti i Patriots, i quali hanno introdotto il sistema chiamato Sons of Patriots. Ogni soldato appartenente ad una compagnia militare privata viene registrato con delle nanomacchine, le quali tengono traccia del suo stato di salute e riescono a influenzare i processi biochimici del corpo. Possono aumentare l'adrenalina, ridurre gli ormoni, migliorare le prestazioni fisiche, far aumentare la rabbia, ridurre la paura. Anche le armi sono registrate allo stesso modo e un soldato può usare soltanto quelle che gli fornisce la propria compagnia. Se ne raccoglie una del nemico mentre si trova sul campo di battaglia, l'arma si rifiuta di farlo sparare. Avere il totale controllo del soldato e dell'arma che impugna da entrambe le fazioni vuol dire avere il controllo dell'esito del campo di battaglia, quindi avere il controllo dell'economia di guerra, la quale è l'unica che sta trainando un mondo che potrebbe andare in recessione. Sì, insomma, in parole povere, siamo in una pila di me. 5 delle compagnie militari private più grandi del mondo sono tutte affiliate di un gruppo chiamato Outer Heaven. Ovviamente, neanche a dirlo, si tratta di Liquid, il quale ha intenzione di guidare una rivolta per distruggere i Patriots. Nonostante i Patriots siano oggettivamente i cattivi della storia, visto soprattutto il trattamento che riservano a noi protagonisti dei giochi, sono comunque l'unica cosa che sta tenendo il mondo coeso. Se Liquid distruggesse i Patriots, la società umana potrebbe crollare. Beh, a questo punto io potrei fare uno spoiler direttamente all'inizio ed evitare 10 minuti di spiegazione, ma non lo farò. La figlia di Olga, Sunny, è stata salvata dai Patriots. Evviva! Obiettivo della missione di Solid: eliminare Liquid. Ultimo avvistamento, meno di un giorno fa, Medio Oriente. Unità di agenti di supporto, Rat Patrol 01. Siamo nelle calde terre del Medio Oriente e dopo aver fatto qualche citazione a Salvate il soldato Ryan, Solid va alla ricerca del team Rat Patrol nel mentre che aiuta i ribelli locali. Si incontra con Drebin, un uomo che si occupa del riciclaggio delle armi togliendo le nanomacchine che ne bloccano gli ID. A livello narrativo ancora non ci dice niente, a livello di gameplay è il tizio che ti vende le armi. Fa fare a Snake un'iniezione di nanomacchine, in quanto quelle che possiede appartengono ancora agli eventi di Shadow Moses e sono di una generazione troppo vecchia. Snake, senza neanche dubitare per 2 minuti delle parole di un coglione criptico che ha appena incontrato sul campo di battaglia, si fa fare l'iniezione. Almeno adesso può usare le armi che gli vende Drebin. Procede sul campo di battaglia e... Who's there? Go away! I'm not done yet! Continuando con l'esplorazione del campo di battaglia, riesce a trovare il Rat Patrol Team e scopre che all'interno di esso c'è anche Meryl. Oddio Meryl, che cazzo ti hanno combinato? Se in Metal Gear Solid 1 avevi i capelli che sembravano lo scopino del cesso, ora sei diventata Guile di Street Fighter. Gli passano informazioni circa una persona anonima molto vicina a Liquid negli ultimi giorni e gli rispiegano per filo e per segno il funzionamento dei Sons of Patriots. Ogni soldato appartenente ad una compagnia militare privata viene registrato con del... Il briefing viene tagliato corto quando vengono assaltati dalle Frog, un'unica
un'unità tutta al femminile che appartiene all'esercito privato di Liquid. Se è privato, un paio di coglioni, ne affronti a centinaia durante tutto il gioco. Mentre stanno scappando dalle Frog, uno dei membri dell'unità Rat Patrol, Johnny, che prima stava cagando dentro al barile, si caga addosso. Dopo essere scampata alle Frog, il gruppo si divide e Snake torna nelle strade dove guarda i ribelli che continuano a lottare. Assiste ad un attacco da parte dell'unità La Bella e la Bestia che elimina tutti i ribelli presenti. Si tratta di un'altra unità solo al femminile, composta da 4 vittime di guerra, alle quali quando erano bambine sono rimaste scioccate da ciò che hanno visto sul campo di battaglia e quindi sono diventate dei soldati. Laughing Octopus, Raging Raven, Crying Wolf, Screaming Mantis. Snake riesce a raggiungere l'accampamento dove si sta nascondendo Liquid e non appena dà un comando via radio, tutti impazziscono. Questo perché Liquid, dopo gli eventi di Metal Gear Solid 2, è riuscito a ricostruire il GW che era stato distrutto all'interno dell'Arsenal Gear, quindi possiede accesso limitato alla rete dei Patriots e alle sue funzionalità. Tra queste c'è lo spegnimento delle nanomacchine, le quali permettono ai soldati di esprimere tutti i loro sentimenti negativi che fino ad ora venivano repressi. Poiché Solid aveva accettato l'iniezione di nanomacchine di Drebin, anche lui subisce gli effetti. Prima di svenire scopre l'identità della persona che era vicina a Liquid, ossia Naomi Hunter. Naomi, dopo gli eventi di Metal Gear Solid 1, era stata arrestata dai Petros, tuttavia con l'aiuto di Liquid era scappata e da allora ha continuato a lavorare per lui come scienziata. Sia Liquid che Naomi scappano via e Snake viene lasciato in preda alle sue psicosi finché non finiscono. Briefing della missione. Otacon riceve un messaggio da Naomi, la quale chiede a Snake di venirla a salvare in un laboratorio in Sud America. Essendo l'unica pista che hanno sulla posizione di Liquid, la vanno a salvare. Abbandoniamo le calde terre del Medio Oriente per andare in Sud America. Snake scopre che anche Vamp sta lavorando per Liquid. Non c'è un vero motivo, semplicemente gli piace uccidere gente. Campbell presenta a Snake la sua nuova moglie Rose, la ex fidanzata di Raiden. In realtà Campbell ha organizzato un matrimonio falso per proteggere Rose dalla minaccia dei Patriots. Non avendolo detto a nessuno che era un matrimonio falso, ha anche rovinato i rapporti che aveva con la figlia Meryl. Mentre esplora il campo di battaglia reincontra Drebin, il quale lo avverte del pericolo che rappresenta l'unità La Bella e la Bestia. Gli ammassi di ferraia che compongono i loro membri in realtà servono da guscio per nascondere le bambine oramai diventate grandi, le quali hanno sviluppato tutte quante una diversa ossessione con un certo sentimento. Laughing Octopus ride come se non ci fosse un domani, Raging Raven è sempre incazzata, Crying Wolf piange di continuo, Screaming Mantis non la smette di urlare. Un'altra spiegazione sul funzionamento del sistema Sons of Patriots e sulla struttura delle loro intelligenze artificiali: JD era il capo, GW era incaricato di filtrare Snake e viene contattato da Raiden, il quale gli rivela che era stato lui a salvare Sunny dopo aver ottenuto le informazioni grazie ad un gruppo ribelle guidato da una certa Big Mama. Mentre Raiden stava lavorando per Big Mama, era anche riuscito a trovare il corpo di Big Boss. Raggiunto il laboratorio, Snake entra in contatto con Naomi, la quale gli fa una visita medica. Non solo gli rimangono 6 mesi di vita a causa dell'invecchiamento accelerato, ma il Fox Dye che gli era stato inserito durante Shadowmoses ha iniziato a mutare. Entro 3 mesi Snake potrebbe diventare un portatore sano in grado di infettare ogni persona esistente. Che bella notizia! I soldati di Liquid assaltano il laboratorio e si portano via Naomi. Snake deve affrontare Laughing Octopus. Allora, dopo aver battuto Laughing Octopus, Snake segue le tracce di Naomi in una missione spaccacoglioni nella giungla. Vamp, mentre è al telefono con Liquid, fa partire un'altra volta la soppressione delle nanomacchine. Riesce a trovare Naomi prima che se ne vada a bordo di un elicottero e insieme scappano con il supporto di Drebin. Generica sezione di shooting su binari dove hai munizioni infinite e si schiantano. All'improvviso appare Raiden, il quale era stato catturato dai Patriots e trasformato in un ninja cyborg per poi venire salvato da Big Mama mentre stava cercando di ottenere il corpo di Big Boss. Raiden trattiene i robot di Liquid per dare tempo a Snake e compagnia di fuggire a bordo dell'elicottero di Otacon e si scontra con Vamp. Alla fine riescono tutti a scappare a bordo dell'elicottero, ma Raiden è gravemente ferito e dice a Snake di andare a trovare Big Mama in Europa dell'Est. Briefing della missione. Naomi spiega come cuocere le uova alla ritardata Sunny, che finché era sotto il controllo dei Patriots non aveva mai conosciuto il mondo esterno né parlato con le persone. In compenso è un'esperta di informatica. Naomi spiega ad Otacon che per avere accesso al sistema dei Sons of Patriots è necessario dare un codice generico
genetico che corrisponde al DNA di Big Boss. Lo spegnimento delle nanomacchine a cui abbiamo già assistito due volte erano entrambi tentativi di Liquid Ocelot falliti di ottenere il pieno controllo del GW, una volta utilizzando il DNA di Liquid, una volta utilizzando il DNA di Solid. No, Kojima, scusami, ma questa trama è una cazzata. Perché mai i Petroz lascerebbero nel loro sistema una backdoor costituita dal DNA di un uomo che oramai è peggio di uno zombie? Potevo capire se c'era ancora Zero al comando che aveva un legame affettivo con Big Boss, ma ora che ci sono le IA indipendenti, che cazzo mi racconti? Liquid e Solid sono i figli dominante e recessivo, quindi il loro DNA non è uguale all'originale. Liquid Ocelot deve per forza prendere un campione dal vero Big Boss. Il corpo di Big Boss è in mano a Big Mama, che si trova in Europa dell'Est. In Europa dell'Est c'è anche dell'equipaggiamento che serve a curare le ferite di Raiden, quindi è deciso, si va lì. E quando cala la notte e tutti stanno dormendo, inizia il rituale di accoppiamento dei nerd. Il nerd impacciato sa di non essere popolare tra le donne, ma la nerd figa è interessata alla possibile preda. Il nerd impacciato si vergogna delle sue passioni, ma la nerd figa ne approfitta per fare conversazione e scioglierlo dall'interno. Il nerd impacciato è molto legato alla famiglia e la nerd figa gli dice di come vorrebbe entrare a farne parte. Madonna, quanto cazzo mi sto vergognando sta parte del video, porca troia! Come stavo dicendo, la nerd figa fa un complimento diretto al nerd impacciato, avvicinandosi sempre di più alla meta. La nerd figa lo invita nella sua tana e il nerd impacciato non sa più cosa fare. Anche gli spettatori della notte che fingono il sonno sono compiaciuti da tale rituale. Oramai non c'è più scampo per il nerd impacciato e la nerd figa ottiene la preda tanto desiderata. Ok, basta narrazione soft porn, andiamo avanti. Dalle selvagge terre del Sud America passiamo ad un contesto urbano con l'Europa dell'Est. Snake arriva in treno e... porca puttana! Benvenuti. Benvenuti a City 17. Avete scelto o siete stati scelti per uno dei nostri più rinomati centri urbani. City 17 è così accogliente che ho deciso di stabilire la mia amministrazione qui. Per questa missione c'è anche Meryl insieme al Rat Patrol Team a fare da supporto a Snake. Poiché gli americani si stanno cagando addosso all'idea che Liquid potrebbe mettere mano al sistema Sons of Patriots, ci sono anche in tutta la città moltissimi soldati nascosti. Se Liquid prova a fare la sua mossa finale, entreranno in azione. Per trovare il luogo in cui si nasconde Big Mama, Snake deve svolgere la peggiore missione di pedinamento nella storia dell'umanità, anche peggio di Assassin's Creed. Raggiunto il nascondiglio di Big Mama, scopre che si tratta di Eva. Beh, ovviamente si trattava di Eva. Oh porca troia quanto è diventata brutta! Eva spiega per filo e per segno gli eventi dell'operazione Snake Eater e la fondazione dei Patriots. Tra i membri fondatori ci sarà Eva, Paramedic, Sigint e Big Boss. Quest'ultimo gli spiega della diatriba ideologica sull'interpretazione della volontà di The Boss. The Boss era una persona molto importante nelle vite di Major Zero e Naked Snake. Gli spiega il funzionamento del progetto Les Enfants Terribles. Utilizzando Eva come madre surrogata, prese il DNA di Big Boss. Gli spiega di quali strade hanno preso Zero e Big Boss. Big Boss invece si sarebbe ritirato dalla vita, doloroso e molto lento processo di trasformazione in un vegetale. Gli spiega come Big Boss sia andato in coma dopo Zanzibar Land, di come Zero abbia creato le IA, sì, insomma tutte le cose che ho già detto, quindi tagliamo corto. Liquid arriverà a momenti, quindi è tempo di scappare. Un'occhiata rapida al budellino viscoso che oramai costituisce Big Boss e si scappa in moto. Un'altra sezione dove puoi sparare con munizioni infinite ed Eva si schianta così da darci un buon motivo per combattere contro Raging Raven. Sconfiggiamo Raven ed Eva ci dice che il vero corpo di Big Boss non era dentro a quei camion, bensì su una piccola nave nascosta sotto un ponte. Arriviamo al luogo dell'attracco, ma ops, ci ha battuto Liquid sul tempo. E a quanto pare Naomi è tornata dalla sua parte. Adesso che Liquid, grazie al DNA di Big Boss, può controllare una parte del sistema Sons of Patriots, si sente tutto figo e tamarro. Si mette con la barca al centro del fiume per permettere a tutti i soldati americani di avere una linea di tiro e fa la sua mossa. Disattiva tutte le armi del nemico, fa schiantare gli elicotteri e apre il fuoco indistintamente. Come ciliegina sulla torta dell'essere un figlio di
puttana getta il corpo di Big Boss tra le fiamme e giusto per sicurezza gli spara, mentre Eva prende fuoco cercando di salvarlo. Johnny dimostra di non essere così tanto un soldato di merda in tutti i sensi quando salva Meryl dall'annegamento. Eva muore tra le braccia del figlio che non aveva mai conosciuto. Briefing della missione. Siamo in una situazione di merda. Per fortuna il robottino di Otacon ha sentito una parte del discorso di Liquid mentre se ne scappava sulla barca. Nella gerarchia delle IA, JD è il capo e GW è direttamente il secondo in comando. Liquid sa che JD è all'interno di un satellite nello spazio, quindi ha intenzione di distruggerlo, così la linea del comando passerà a GW e avrà il controllo totale del sistema Sons of Patriots. Poiché GW controlla soltanto le armi leggere ma non le testate nucleari, Liquid deve usare l'unica arma che ancora non è registrata nel sistema Sons of Patriots in grado di sparare nello spazio, ossia il cannone elettromagnetico che era originariamente montato su Rex durante Metal Gear Solid 1. Cioè, voi mi volete far credere che dopo gli eventi di Shadow Moses nessuno si è occupato di riciclare una testata nucleare ancora funzionante? Come unità di supporto a Snake ci sarà Raiden, il quale si è ripreso dalle sue ferite, e Mei Ling, che dopo gli eventi di Shadow Moses è diventata la comandante di una nave. Flashback agli eventi di Metal Gear Solid 1 per fare fanservice ai fan della saga. Tutta questa missione è praticamente solo fanservice. Rivediamo Shadow Moses con una grafica 3D meno pezzente, riviviamo i momenti del passato, sconfiggiamo Crying Wolf e raggiungiamo l'hangar del Rex. Ops, Liquid ci ha di nuovo battuto sul tempo e appaiono anche Naomi insieme a Vamp, il quale si scontra con Snake. Il segreto dietro la sua apparente immortalità sta nelle nanomacchine in suo corpo che gli curano rapidamente moltissime ferite. Snake gli usa un'iniezione contro e così diventa mortale. Arriva Raiden a dargli manforte con un combattimento con i coltelli contro Vamp e Naomi gli dà il colpo di grazia con un'altra siringata. È diventato come Resident Evil, che quando spari il vaccino contro l'infetto immediatamente finisce la boss fight perché si squaglia e muore. Naomi guadagna tempo per se stessa non facendo capire da quale lato si trovi veramente e dice che Liquid è entrato in possesso di una nave grossa come l'Arsenal Gear chiamata Outer Even. No, non Even come lo stato militare di Big Boss, Even, e sto storpiando apposta la pronuncia così da far capire meglio la differenza. Naomi rivela che da moltissimo tempo aveva una forma avanzata di cancro, la quale era stata bloccata soltanto grazie alle nanomacchine. Le disattiva usando la siringa e dà un ultimo addio ad Otacon prima di morire. Shadow Moses inizia a crollare su se stessa e Snake insieme a Raiden e il robottino scappano su Rex. È diventato come il finale di Gears of War 2 dove cavalchi il Brumac della tana delle locuste, solo che lì il framerate non andava a puttane. Arrivati in superficie arriva Liquid a bordo di un Metal Gear Ray e i due si scontrano. Finisce il combattimento e... Sorpresa sorpresa, in realtà stava trollando, se ne scappa verso Outer Even nel mentre che Snake lo insegue e fa la scena più epica di tutto il franchise. È bellissima, rivediamola. Semplicemente stupenda. Mentre Liquid se ne scappa verso Outer Even, essa emerge dalle acque e vediamo che su un lato di esse c'è un'incisione a forma di Monte Rushmore, ma con le teste degli Snake a sostituirle. Liquid prova a far schiantare Outer Even addosso a Snake, ma Raiden sacrifica entrambe le braccia per salvarlo. Liquid batte in ritirata e arriva alla nave di Mei Ling. Briefing della missione. La nave di Liquid, adesso equipaggiata con il cannone del Rex, sta caricando il colpo nucleare per distruggere il satellite JD e si dirige verso lo Zenith per avere una visuale migliore. Obiettivo della missione è portare la corazzata di Mei Ling in posizione così da usare delle catapulte per mandare una squadra di assalto all'interno di Outer Even. Una volta entrati sulla nave, la squadra di assalto dovrà andare alla stanza server di GW e distruggerlo con un virus. In questo modo Liquid perderà il controllo sul sistema Sons of Patriots e non potrà più caricare il suo colpo nucleare per distruggere JD. Il virus per distruggere GW è stato originariamente programmato da Naomi ma ultimato da Sunny. Tenete bene a mente questa informazione. Se me...
Detto fatto, Mei Ling, iniziano i preparativi e la squadra d'assalto è composta da Snake, Meryl e Johnny. Ma veramente, di tutti i soldati che potevate mandare avete preso proprio il coglione dei coglioni? Non me ne frega un cazzo se poi si riscatta e diventa tamarro, si è comunque cagato addosso davanti a tutto il suo team. Siamo pronti, siamo carichi, diamo inizio alle danze. La nave di Mei Ling attacca Outer Even e viene mandata con le catapulte alla squadra di assalto. Penetriamo all'interno della stiva e affrontiamo l'ultimo membro dell'unità La Bella e la Bestia, Psycho, cioè volevo dire Screaming Mantis. Una volta sconfitta Mantis, restano dietro Johnny e Meryl a proteggere le spalle a Snake mentre si infiltra sempre più in profondità. Quando si ritrova davanti ad un gruppo di frog armate di coltello, arriva Raiden che, nonostante non abbia più le braccia, lo difende con una spada tra i denti. Per riuscire a raggiungere la sala server che contiene GW, Snake deve attraversare un gigantesco corridoio pieno di microonde. Stremato per il caldo, manco vivesse a Roma in questi giorni, raggiunge la sala server e permette al robottino di Otacon di inserire il virus. Una volta finito di caricare il virus, ecco che si scopre l'inghippo. Non viene distrutto solo GW, ma anche tutte le altre intelligenze artificiali. Appare un video preregistrato della defunta Naomi Hunter che rivela di come in realtà era sempre stata dalla parte di Liquid. Si era fatta salvare da Snake e Otacon perché pensava che Otacon, in realtà è stata Sunny, gli avrebbe dato una mano nel completare il virus Fox Alive, il quale serviva proprio a distruggere tutti i Patriots. Sunny, nel completare la programmazione del virus, non solo aveva fatto in modo che i Patriots venissero distrutti, ma aveva anche assicurato la salvezza delle strutture matematico-logiche dei server che si occupavano di gestire la politica, l'amministrazione e l'economia mondiali. Questo significa che i Patriots sono stati distrutti, ma la società umana non crollerà. Naomi e Sunny, a questo punto nella trama di Metal Gear, si meritano di ottenere lo status symbol di salvatrici e messia. Fermi tutti, non è ancora tempo di festeggiare. Ma cosa si festeggia? Liquid prende Solid e se lo porta in cima ad Outer Even. Se c'è una cosa che odiava di più dei Patriots, era il fratellino che, secondo lui, fin da quando era nato, gli aveva rubato il DNA dominante. Il mondo è libero dalla morsa dei Patriots, ma c'è comunque un'ultima questione personale che devono sbrigare i due fratelli. E io vi schiaffo questa musica adesso, anche se non c'entra niente, solo perché mi piace. Via! Dopo un pestaggio talmente violento da avergli letteralmente risvegliato la seconda personalità, negli ultimi istanti di vita la psiche di Ocelot ritorna in comando e ringrazia Solid per aver portato a termine il suo desiderio di distruggere i Patriots, per poi soccombere al Fox Die. È tempo di tornare a casa sani e salvi. Ed eccoci arrivati alla cutscene più lunga nella storia dei videogiochi, con ben 72 minuti. In realtà succede poco e niente, quindi è facile a raccontare. Meryl si rappacifica con il padre e si sposa con Johnny. Oh mio Dio, Johnny, mi rimangio tutto quello che ho detto sul tuo conto, perché tu sei incredibile. Di tutte le persone del mondo hai sposato proprio Meryl. Per questo hai dimostrato un gigantesco coraggio. Mi vengono i brividi solo a pensarlo. È quasi peggio di immaginarsi chi abbia scopato Olga per avere un figlio. Oddio, oh, Olga, sto per vomitare. Credo che oramai dopo la visione di questo video abbiate capito quale tipo di femmine considero effettivamente valide, giusto? Che poi relativamente a questa immagine io non ci volevo credere a quello che mostravano i Revenge and Status americani, quindi sono andato a cercare l'episodio completo con i sottotitoli italiani ed è veramente così. Senpai, senpai! Kono Hasami Hage, dou yattara taoseru nsu ka? Katana atattara tante ga boku otsuru nsu ka? Bokuru Fushimo! Il potere dei meme schiaccerà tutti gli otaku e i weeb, e a quel punto la volontà di Filthy Frank sarà compiuta. Scusate, mi sono lasciato trascinare dall'emozione, continuiamo. Tutti gli anime verranno distrutti e il cringe dell'internet cesserà di esistere. Mi fa male la gola dopo aver urlato in quel modo gracchiante. Vabbè, insomma, Raiden incontra Rose, la quale gli rivela che il matrimonio con Campbell era una farsa, e gli presenta il figlio John. I due si sono riappacificati e quindi vivranno come coppia sposata. Drebin rivela ad Otacon che lui era effettivamente un agente dei Patriots incaricato di aiutare Solid nella sua missione. Questo spiega l'inserimento delle nanomacchine con la siringa e il vendergli armi sotto banco. Tuttavia, adesso che sono distrutti, ha deciso che si metterà in proprio come commerciante d'armi. Potresti fare rivalità al mercante d'armi di Resident Evil 4, anche quello è ben formato.
fornito. Sta in campana con la competizione, mi raccomando. Poiché la trama principale della saga si è conclusa e Snake ha finito le sue battaglie personali, non trova più un senso alla sua vita. E... oh, posa quel ferro. Hai almeno 6 mesi di vita, almeno usali bene. Posa quella pistola, non premere il grilletto, cazzo. Ah, per fortuna arriva Big Boss insieme a Zero a fermarlo. Cosa, Big Boss? Ebbene sì, il corpo a cui Liquid aveva sparato sul fiume era in realtà quello di Solidus, privato di tutti gli arti, così da andare al corpo del vero Big Boss e ricostruirlo. Gli spiega che Eve e Ocelot tecnicamente dovevano lavorare insieme come alleati. Tuttavia, a causa della psiche di Liquid, che invece voleva controllare anziché distruggere i Petroz, era stata costretta a lavorare contro di lui. Il vero motivo per cui Eve era morta dopo l'incidente sul fiume era per un ceppo del Fox Dye che era stato inserito all'interno di Solid dalla siringa di Drebin. I Petroz, non essendo più Zero e quindi delle IA che non hanno attaccamento morale, volevano fare semplicemente tabula rasa di tutti gli ex membri. Questo ceppo di Fox Dye, che aveva già eliminato Liquid Ocelot dopo il suo scontro su Outer Even, adesso sta mostrando i suoi sintomi su Big Boss. Quindi i Petroz sono riusciti a prevedere tutto questo intreccio narrativo complicatissimo dove Solid sarebbe entrato in contatto con tutte queste tre persone, ma non hanno previsto che qualcuno avrebbe creato un virus informatico per hackerarli e distruggerli. A sto punto chiamavo Topolino Hackerino e finiva in 3 minuti. Big Boss rispiega a Solid la storia di Zero Vegetale e delle IA indipendenti e gli concede l'eutanasia. Per anni non è più stato in grado di percepire il mondo esterno e non saprà mai che è stato lui la causa della sua rovina. Con queste parole di condoglianza, Zero ottiene il riposo eterno. Unica nota positiva è che il nuovo ceppo del Fox Dye sta eliminando quello vecchio mutato, quindi Solid non diventerà un'arma biologica tra 3 mesi, ma avrà 6 mesi di vita da uomo sano. Big Boss prega Solid di non sprecare il poco di vita che gli rimane a combattere e si fa portare davanti alla tomba di The Boss. In punto di morte, Big Boss riconosce il suo errore insieme a quello di Zero nell'interpretare la volontà di The Boss, la quale voleva soltanto che il mondo fosse libero di esistere con il bene e con il male. Un ultimo invito al figlio di dimenticarsi di tutta questa storia e di vivere da sé, così ci abbandona Big Boss, l'uomo che è sopravvissuto in un modo o nell'altro a tutti gli eventi della saga. Solid spenderà il poco di vita che gli rimane facendo da figura paterna a Sunny insieme ad Otacon. Poiché passano 4 anni tra gli eventi di Metal Gear Solid 4 e Metal Gear Rising, è implicito che Solid muoia di vecchiaia. Voi spettatori non vedete gli errori che commetto mentre registro il video, ma non avete idea delle lacrime che ho versato mentre facevo queste battute finali. Scacciamo via i pensieri negativi e la tristezza con la fine dell'atto 10. Eccoci arrivati al gioco ignorante come la merda e tamarro all'inverosimile. Non fraintendetemi, è un piacere per gli occhi vedere i nemici affettati su questo gioco, ma purtroppo io devo spiegare la lore, quindi no. Niente temi personalizzati né boss fight per intero. Consideriamo anche i DLC, ma la trama è comunque abbastanza corta. Dopo la caduta del sistema Sons of Petroz, l'economia di guerra si è rallentata, tuttavia non è scomparsa del tutto. Non esiste più il controllo con le nanomacchine dei Petroz, tuttavia ci sono molte compagnie militari private che hanno interesse nel far scoppiare conflitti armati per guadagnarci. Un mercenario brasiliano di nome Samuel Rodriguez, a.k.a. Jetstream Sam, ha scoperto che la compagnia militare privata più grande del mondo, World Marshall, si occupa di esportare bambini soldato trasformati in cyborg. Disgustato da tale scoperta, ha intenzione di distruggere la compagnia eliminando il suo capo, Steven Armstrong, un senatore americano che è anche finanziatore dell'economia di guerra. Infiltrandosi dalle fogne nelle quali combatte contro uno dei loro cani robot equipaggiati con una IA speciale, raggiunge l'hangar. Qui viene confrontato da Monsoon, uno dei capi della compagnia militare privata Desperado, che è direttamente associata di World Marshall, e viene lasciato in pasto ad un Metal Gear Ray. Dopo aver sconfitto il Metal Gear Ray, non so se l'avete notato, ma la tecnologia tra Metal Gear Solid 4 e Metal Gear Rising si è evoluta di parecchio, continua la sua infiltrazione nell'edificio fino a raggiungere il tetto. Qui si scontra con Steven Armstrong, il quale, nonostante possa sembrare un uomo di mezza età, in realtà si è iniettato delle nanomacchine potentissime perché riescono a renderlo quasi immortale. Dopo uno scontro molto coincitato, Sam riesce a tagliare il braccio destro di Armstrong, ma grazie alle sue nanomacchine fa un contraccolpo istantaneo dove con la punta affilata del moncherino gli stacca quello destro. Mutilato e avvilito per la sconfitta, Armstrong gli dice che può entrare a lavorare per la loro compagnia e Sam riluttante accetta. In compenso ha rimediato un nuovo braccio robotico. Spostiamo la nostra attenzione sul vero protagonista della storia, Raiden. Ha mandato Rose e John a vivere in Nuova Zelanda e con i soldi che guadagna lavorando per la compagnia Maverick li mantiene. Mentre sta lavorando come scorta privata del presidente N'Mani, che gestisce una nazione africana non meglio definita, il convoglio viene attaccato
attaccato proprio da Sam, adesso alle dipendenze di Armstrong. Raiden scende dalla limousine per distruggere i rinforzi di World Marshal, ma arriva un altro Metal Gear Ray insieme ad un altro membro di Desperado, Sundowner. Sundowner si prende di peso Nmani e lascia Raiden a combattere contro il Metal Gear Ray. Il Metal Gear Ray viene distrutto e riprende l'inseguimento di Sundowner, il quale cerca di scappare a bordo di un treno a tutta velocità. Arrivata ai vagoni anteriori, vede Sundowner che elimina il presidente Nmani. In questo modo spera che la sua nazione tornerà al caos delle guerre civili che erano avvenute qualche anno prima, ma che erano state sedate proprio grazie all'intervento di Nmani. Sundowner se ne scappa via e lascia a Sam il compito di affrontare Raiden. Lo spadaccino brasiliano è troppo più bravo e Raiden ci rimette quasi tutto il suo corpo. Arrivano gli agenti di Maverick ad aiutare Raiden e anche Sam se ne scappa via. Raiden giura vendetta per come gli hanno ridotto il corpo. Passano 3 settimane prima che il corpo di Raiden sia completamente ricostruito. Durante questo periodo di tempo prende luogo il DLC Blade Wolf. World Marshal e Desperado si stanno preparando ad un colpo di stato in Abkhazia. No, povero Combine Nicolazze, dopo tutti quei terroristi! E Blade Wolf è uno dei tanti cani robot che è stato usato come cavia per un esperimento, dandogli un'intelligenza artificiale in grado di pensare. Prima del grande giorno dell'assalto si stanno occupando del suo addestramento VR sotto la supervisione di Mistral, un altro capo di... Ma porca puttana, ho detto niente temi personalizzati e Virgil è riuscito comunque a infiltrarsi. Poteva almeno aspettare un po' di più, che cazzo. Allora, come stavo dicendo, Blade Wolf fa l'addestramento VR e insieme a Mistral ci sarà anche un uomo chiamato Kamsin. Mistral si diverte a sbeffeggiare Blade Wolf sul fatto che stanno esportando la democrazia con il colpo di stato in Abkhazia, ma Blade Wolf non sarà mai libero perché è un robot. Arrivato il giorno del colpo di stato, Mistral si vanta di avere in mano il telecomando che permette di limitare il raggio d'azione di Blade Wolf. All'improvviso Blade Wolf si ribella e ruba il telecomando. Immediatamente viene dato l'allarme mentre Blade Wolf cerca di scappare verso il mare e quando arriva Kamsin deve affrontarlo. Dopo averlo eliminato arriva Mistral, la quale gli blocca ogni movimento e gli rivela che gli aveva soltanto dato l'illusione di poter scappare ed essere libero, così da fargli eliminare Kamsin in quanto gli stava antipatico. Adesso Blade Wolf deve tornare in posizione per anticipare l'arrivo di Raiden. Ecco difatti che arriva Raiden con il suo corpo ricostruito. La Maverick ha scoperto che dietro al colpo di stato in Abkhazia c'è World Marshal e Desperado, quindi Raiden si è preparato per andare a vendicarsi. Come unità di supporto abbiamo Courtney, la quale ha una gag ricorrente orribile sul fatto che fa cadere il caffè a terra, Kevin che crede di essere simpatico e spaccone ma non è nessuno dei due, Doctor, un tedesco che ha il fetish per le mani robotiche, e un ubriacone russo di nome Boris. Arriva sulla costa facendosi lanciare manco fosse un siluro e inizia a esplorare l'entroterra. Raggiunto un sottopassaggio si scontra con Blade Wolf, il quale viene stuzzicato da Raiden con delle domande circa la libertà di pensiero e di libero arbitrio. Blade Wolf viene distrutto da Raiden e ciò che ne rimane dell'intelligenza artificiale sarà portata alla Maverick perché la riutilizzino. Procedendo con l'infiltrazione avvista il suo primo bersaglio, Dolzev, il terrorista responsabile del colpo di stato in Abkhazia che ha lavorato insieme a Desperado e che Maverick vuole catturare vivo. Insieme a lui c'è anche Mistral. Raggiunta la cima della raffineria, Raiden incontra Mistral, la quale inizia a parlare della sua vita da bambina nata in Algeria durante la guerra degli anni 90. L'unico motivo per il quale era diventata una combattente perché voleva vendicare la morte della famiglia e dopo averlo fatto si sentiva comunque vuota e senza un motivo di vivere. Ha poi combattuto varie guerre in giro per il mondo finché non ha incontrato Armstrong, il quale l'ha convertita ai suoi ideali e gli ha finalmente dato un senso alla vita. Raiden dice di credere nella difesa dei deboli e della giustizia per autonobilitarsi. Infastidita da delle motivazioni così banali e ingenue, Mistral lo invita ad uno scontro mortale e i due si affrontano. Dopo aver eliminato Mistral, Dolzev, piuttosto che essere catturato, preferisce farsi saltare in aria insieme a tutta la raffineria. Maverick ha scoperto che Desperado ha un laboratorio di ricerca in Messico, quindi Raiden viene inviato lì per infiltrarsi con il supporto di Blade Wolf, da poco ricostruito. Passando per le fogne trova un bambino che è scappato dal laboratorio di nome George, il quale gli rivela dove si trova l'entrata e che stanno conducendo degli esperimenti su bambini cyborg. Penetrato nel laboratorio, Raiden scopre di come Desperado rapisce i bambini del terzo mondo per poi sottoporli ad addestramento VR e asportare i cervelli all'interno di corpi robotici. Questi cervelli di bambini ma corpi di adulti vengono
sono poi venduti a World Marshall in modo da avere una riserva quasi infinita di soldati cyborg. Raiden trova un filmato di sicurezza dove si vede Sundowner, Armstrong e uno scienziato che discutono di dover distruggere il laboratorio per non lasciare tracce. Al costo di tagliare un braccio a George, il quale si è fatto ricatturare tornando al laboratorio, Raiden elimina lo scienziato che sta cercando di uccidere tutti i bambini rimasti. La Maverick non può attaccare direttamente la World Marshall, ma Raiden, incazzato come una iena, si licenzia e viaggia fino alla loro sede in Denver per distruggere la compagnia da solo. La polizia corrotta della città lo fa schiantare con la macchina e quindi procede a piedi massacrando tutti quelli che gli si trovano davanti. Mentre si trova in una piazza antecedente alla sede della compagnia, appare Sam su tutti i maxi schermi che gli dice di fare silenzio e ascoltare i pensieri delle persone intorno a lui. All'improvviso Raiden inizia a percepire i pensieri dei poliziotti che gli stanno intorno e sono tutti uomini spaventati che temono di essere uccisi. La psiche di Raiden inizia ad essere alterata da tutto il dolore e la tristezza che finora venivano soppressi dalle nanomacchine. Arrivato davanti alla sede della compagnia, viene confrontato da Monsoon, il quale gli rinfaccia di come uccida le persone per divertimento e non per legittimare una presunta giustizia. Inizia poi a fare un discorso filosofico dove spiega come tutta la vita umana sia vincolata ai meme, ossia idee, concetti e pensieri che vengono condivise con il contatto con altre persone. Se in natura prevale la legge del più forte, all'interno della società umana prevale la condivisione di idee e pensieri che servono a modellare la nostra cultura, il modo in cui viviamo e la nostra politica. Monsoon ha una visione estremamente negativa della società moderna, la quale viene considerata malata. Raiden è l'esempio perfetto, in quanto ha legittimato il suo uccidere migliaia di persone con la finta scusa di voler esportare giustizia. Così come il GW era un esponente di Émile Durkheim e del suo controllo sociale, così Monsoon è un esponente di Jean-Jacques Rousseau e del suo stato di natura. Come vedremo successivamente, la filosofia di Armstrong è vicina a quella di Monsoon, tuttavia è molto più patriottica ed è in aperto contrasto con quella dei Patriots. Bisogna anche ricordarsi però che è molto contraddittoria e autodistruttiva. Anche Solidus, Snake e Liquid Ocelot potevano avere il loro ritaglio filosofico, ma purtroppo la saga di Metal Gear tende a farti provare empatia e riflessione con gli eventi che ti mostra. Non è un demerito della saga, ma una caratteristica intrinseca di ogni videogioco che deve spingere il videogiocatore a riflettere su quello che gli viene narrato utilizzando la propria mente. Basta con sti pipponi filosofici, torniamo al sangue e alla violenza. Raiden viene trafitto e contatta Doctor, al quale chiede di disattivare i suoi inibitori del dolore. Adesso che è in grado di sentirlo, si rende conto che è parte della sua natura desiderare il dolore e la violenza. In questo modo sblocca la sua vera personalità di Jack lo Squartatore, il che a livello di gameplay ti permette di fare più danni quando lo attivi. Incazzato come non mai, si prepara a fare un culo di proporzioni astronomiche a Monsoon. Dopo una boss fight che non so perché la gente la considera difficile, visto che io l'ho fatta al terzo tentativo, entra nella sede della compagnia. Mentre esplora i vari piani della compagnia, incontra Sundowner, il quale gli spiega la sua filosofia e il motivo per cui combatte. World Marshall, che compra i soldati cyborg addestrati con il VR da desperato, si occupa poi di rivenderli in tutto il mondo, in questo modo da alimentare altri conflitti. Questo non perché ci sono i Patriots a gestire il campo di battaglia e l'economia di guerra, ma perché, secondo Sundowner, è nella natura stessa delle persone desiderare il conflitto e la violenza. Anche se sta lavorando come fornitore diretto dell'economia di guerra, a Sundowner non importa, tutto ciò che vuole è poter uccidere le persone. Inizia a parlare di un piano per far espandere l'economia di guerra e invita Raiden a sentire tutta la storia seguendolo sul tetto. Una volta arrivati sul tetto, Sundowner dice solo qualche parola in più, lasciando il suo piano comunque molto vago, per poi affrontare Raiden. Dopo aver eliminato Sundowner, Raiden, insieme ai suoi colleghi di Maverick, che lo stanno aiutando anche se si è licenziato perché in realtà sono amici, capiscono qual è il piano. Il presidente degli Stati Uniti si sta dirigendo in Pakistan per delle trattative di pace, quindi hanno intenzione di eliminarlo una volta atterrato lì, così da dare la colpa ai pakistani. Questo farebbe nascere una nuova serie di conflitti interminabili, simili a quelli generati dopo l'11 settembre. L'unica speranza per Raiden di riuscire ad arrivare dall'altra parte del mondo in così poco tempo è di utilizzare un veicolo che appartiene ad una compagnia chiamata Solis. Dopo che arriva Doctor con un elicottero per portare Raiden rapidamente alla base aeronautica, vengono attaccati e Raiden cade di sotto. Si fa strada attraverso la città, che è ancora brulica di poliziotti corrotti e soldati di World Marshall e Desperado, e ruba una moto per andare alla base. Una volta arrivato vicino alla base di lancio, incontra Sam, il quale gli propone un secondo scontro. Non è chiaro in quali ideali creda veramente Sam, né per quale motivo combatta, ma sembra che abbia una sorta di attaccamento morale al codice d'onore dei samurai. Dopo il loro scontro, Sam muore e Raiden si dirige alla base di lancio. Arrivato alla base di lancio, scopre che adesso Sunny sta lavorando per la compagnia, la quale dopo gli eventi di Metal Gear Solid 4 è diventata meno ritardata ed è in grado di mettere due parole insieme senza balbettare. Gli concede di utilizzare il nuovo veicolo sperimentale e Raiden parte per il Pakistan. Arrivata alla base, scopre che è già stata conquistata dai soldati di Desperado, tuttavia l'aereo del presidente ha fatto dietro fronte e quindi è in salvo. Dopo aver liberato la base, dal terreno sbuca il Metal Gear Excelsus con a bordo Armstrong, il quale spiega a Raiden le sue motivazioni.
dopo la caduta del sistema Sons of Patriots, il mondo è in recessione economica globale, quindi Armstrong vuole usare l'economia di guerra per farsi eleggere presidente e avere del capitale per poi distruggerla. In questo modo potrà poi stabilire un nuovo ordinamento politico e sociale dove ogni cittadino americano sarà libero di combattere le guerre in cui crede e di schierarsi contro i deboli una volta che si sarà dimostrato più forte degli altri. Non solo è una filosofia autodistruttiva, in quanto implica che tutti ammazzino tutti finché non finisce il cibo e l'acqua e ci estinguiamo come specie umana, ma è anche contraddittorio in quanto sono gli americani in primis, sia nell'universo narrativo di Metal Gear che nella vita reale, ad esportare la guerra in paesi del Medio Oriente per arricchirsi. Il tutto avviene approfittando delle stesse masse di persone che secondo Armstrong dovrebbero combattere le guerre in cui credono, ma che sono invece vincolate al sistema capitalista dove devono pagare le tasse. Raiden è troppo fottutamente ignorante per capire anche solo una cosa di cui sta parlando e distrugge l'Excelsus per poi strappargli il cuore. Fatality. Da adesso Blade Wolf diventerà l'animale da compagnia di Sunny e Raiden combatterà le proprie battaglie contro altre compagnie militari private corrotte. La fine di una saga che forse non tornerà mai, ma a nome di tutta la community la ringrazio per quello che è stata e per quello che è. Fine atto 11. E adesso, come bonus a fine video, ecco a voi spettatori il Metal Gear Slender. For a bit of some queer, huh? But these nigga bitches let me deal. Yeah, 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 ayy. Oh, let do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, and everybody trying to sue me. You call me Nas, but your hood call me Doobie. And this one is for the champion.